Segno è il titolo che sapete, il grido della terra, il grido dei poveri e dei sofferenti che ci interpellano, il cammino della fraternità e dell'amicizia sociale. Abbiamo pensato a questo titolo, diciamo lungo, che però coglie gli elementi essenziali della Fratelli Tutti per riferirci all'ultima lettera enciclica di Papa Francesco, collegata alla sua precedente Laudato Si. Abbiamo pensato che fosse il momento per fare una riflessione approfondita, per quanto ci è consentito oggi, su questo documento così importante. Prima di iniziare, però, abbiamo previsto, essendo impossibile oggi la celebrazione liturgica che normalmente contrassegna il nostro convegno annuale, abbiamo pensato di anteporre una preghiera per ricordare non solo Vittorio Bachelet, ma anche due carissimi amici che sono di recente scomparsi e che facevano parte proprio della grande famiglia dell'Azione Cattolica, in particolare dell'Istituto Bachelet, oltre che della rivista Dialoghi. Giuseppe Dalla Torre e Mario Brutti, che sono mancati all'inizio di dicembre, prima Giuseppe, poi Mario, a distanza di pochi giorni, il Covid ce li ha sottratti e siamo rimasti senza due amici sui quali abbiamo sempre potuto contare. Io non debbo qui fare naturalmente altro che un breve ricordo, ma sarebbe davvero importante anche menzionare tanti aspetti che non possiamo stamane richiamare. Comunque Giuseppe Dalla Torre è stato tra l'altro per anni presidente del consiglio scientifico dell'Istituto Bachelet, prima di me, e quindi ha svolto un ruolo particolarmente significativo, tuttora ne faceva parte, condividendo anche la direzione di Dialoghi. D'altra parte Giuseppe Dalla Torre aveva altri incarichi molto importanti, come sappiamo, è stato per oltre 20 anni il rettore della LUMSA. Dal 1991 al 2014 è stato uno dei massimi esperti di diritto canonico, di diritto ecclesiastico, insegnando anche diritto pubblico. È stato anche responsabile del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano per un ventennio. E voglio ricordare che proprio nell'ultimo numero di Dialoghi c'è stata una recensione di Paolo Cavana, un suo allievo, che ha ripercorso l'ultimo libro di Giuseppe Dalla Torre, I Papi di Famiglia, in cui in modo molto simpatico, gradevole, ha ricostruito i rapporti della sua famiglia, del nonno, del padre, di lui stesso, con tutto il mondo vaticano, in particolare con la serie di papi che a partire da Pio IX, Leone XIII, si sono succeduti. Quindi un affresco che ci ha anche dato modo di allargare lo sguardo su queste vicende. Mario Brutti, cui ero anche personalmente molto legato fin dagli anni in cui, all'inizio degli anni 70, abbiamo lavorato insieme a Bachelet. Mario Brutti, sociologo, ricercatore sociale, che ha lavorato inizialmente con il CNR e poi a lungo con il Censis, stando anche poi presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Viterbo, e adesso era presidente della Fondazione Fuci. Due amici, due persone preziose, competenti, con un tratto personale molto garbato,
che hanno sempre assicurato la piena disponibilità per le attività sia dell'Istituto Bachelet che della rivista Dialoghi. E davvero è un vuoto che si sente. Noi non potevamo altro oggi che ricordarli così. Adesso prego Don Marco Ghiazza di iniziare la preghiera prevista. Bene, buongiorno a tutti, anche da parte mia e anche da parte di Monsignor Sigismondi, che ci segue per quanto gli impegni delle due diocesi delle quali in questo momento la responsabilità gli consentono. E allora, come dire, provo a come dire, interpretare un ruolo che è suo e quindi provo a farlo con quello che posso. Un proverbio che parla di cavalli e di asini spiegherebbe meglio la dinamica. Dovremmo poter vedere tra poco qualcosa che ci aiuta a voi così vedete, ma forse vedete la pagina sbagliata e quindi dobbiamo recuperare di qua. Molto bene. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. E il Signore sia con tutti voi. Nel tuo spirito. Il primo gesto che vogliamo fare, come ci veniva poc'anzi suggerito, è davvero un gesto di riconoscenza. Allora siamo aiutati anche dalle parole della Scrittura che ora ascoltiamo. Facciamo dunque l'elogio degli uomini illustri, dei nostri antenati per generazione, signori nei loro regni, uomini rinomati per la loro potenza, consiglieri per la loro intelligenza e annunziatori nelle profezie, capi del popolo con le loro decisioni e con l'intelligenza della sapienza popolare, saggi discorsi erano nel loro insegnamento. I popoli parlano della loro sapienza, l'assemblea ne proclama le lodi. Ci lasciamo davvero pochi istanti di silenzio perché chi ha avuto modo di sperimentare più da vicino la bontà e la saggezza di questi uomini possa farne motivo non solo di ricordo ma soprattutto di riconoscenza al Signore. Bene. Ah, sì. Sì. Ascoltiamo ora il Vangelo che fa da sfondo a questo nostro incontro. Dal Vangelo secondo Luca. Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Costui rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. E Gesù: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo?
Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e anche tu fa lo stesso. Che cosa sta scritto nella legge e che cosa vi leggi? Potremmo dire in maniera ancora più stringente: come leggi? Questa domanda di Gesù ci raggiunge perché ha raggiunto un uomo che conosceva la scrittura, ma che da quella parola non si era ancora lasciato coinvolgere fino in fondo. Come leggi? Come leggi? E ci lasciamo raggiungere da questa domanda, perché è la domanda che ci raggiunge sempre, ogni volta che apriamo la parola, che la ascoltiamo, che proviamo a interiorizzarla. Non si tratta di sapere soltanto che cosa c'è scritto, che è già molto, ma di chiederci ogni volta: bene, e di queste cose che sono scritte, quali, ecco, mi provocano, mi interpellano, come è stato opportunamente segnalato, cioè mi raggiungono non a un livello epidermico, più superficiale, ma dentro la carne, qua, come queste parole trasformano un po' la nostra vita. Ecco, vorremmo davvero scampare un pochettino il rischio di quel dottore che avvicina Gesù per metterlo alla prova, tra l'altro, e che in qualche maniera prova a tenere la riflessione sempre a un livello un po' speculativo, il che non è una cosa cattiva, lo diventa quando a livello speculativo rimane l'unico livello, perché anche dopo la prima parte di questo discorso, quella che poteva considerarsi già una prima conclusione, fa questo, vivrai. Quegli, volendo giustificarsi, rilancia. Parliamo ancora un pochettino, perché questo fare e questo vivere sembrano un po' troppo compromettenti. Ecco, allora, il dottore della legge è soltanto una delle 7 figure che compaiono in questa pagina. Forse ognuna di queste in qualche maniera evoca qualcosa della nostra vita. Il rischio di non lasciarci coinvolgere, piuttosto che l'opposto, cioè la capacità di quell'uomo samaritano di farsi carico dei bisogni di qualcun altro, il rischio dei 2 che vedono e passano oltre, non per ragioni, come spesso immaginiamo, di purità o cultuali, perché come il samaritano e come l'uomo incappato nei briganti, quelle persone stavano andando via da Gerusalemme, non ci stavano arrivando, non avevano un vincolo particolare rispetto a qualche culto successivo. Ecco, le ragioni della nostra indifferenza possono essere tante. E i modi di entrare in questo testo possono essere molti.
In più possiamo dire che questa pagina ritorna spesso nella nostra preghiera ed è stata oggetto di ampia, articolata, puntuale riflessione del Santo Padre proprio nella Fratelli Tutti. Non c'è quindi motivo che io aggiunga molte altre parole. Se non davvero, lasciamoci interpellare, non rimaniamo a livello epidermico. Che cosa sta scritto nella legge? E come la leggi? Come la assumi? Come la comprendi? Che è un verbo che non ha a che fare solo con il livello intellettuale, ma è il prendere con sé. Com'è che tu vivi avendo sempre insieme a te quella parola? E poi c'è certamente questo elemento della vicinanza con un uomo ferito, un uomo del quale non si dice nulla, non per genericità, ma per inclusività. Perché siamo noi? E per quanto ci imbarazzi riconoscere le nostre fragilità, siamo noi i primi che hanno bisogno degli altri, che hanno bisogno di essere soccorsi, che non bastano loro stessi. Perché sono tante le forme di povertà, ma forse la concretezza di questa pagina ci ricorda che la povertà, prima che un concetto, prima che una condizione, sono dei volti, sono delle persone. Allora, ecco, sì, potremmo parlare, ed è bene che parliamo di povertà, ma forse è ancora meglio che parliamo di poveri e che proviamo a fare lo sforzo di ricordare dei nomi e dei volti, perché questo è il primo e l'ineludibile modo di approcciare questo discorso. Prima che una condizione, prima che un concetto, ci sono i volti delle persone che incrociamo e rispetto ai quali il nostro sguardo è interpellato, come quello delle figure che sono qui evocate. Che cosa c'è scritto nella legge? Nella legge è scritto che amerai. E allora penso che questo sia anche l'augurio. Un verbo declinato al futuro è sempre una possibilità. Tu amerai perché sei stato amato. E in questo verbo al futuro c'è anche forse un po' la ragione della nostra preghiera di questa mattina. Noi facciamo memoria di vite, di esperienze che storicamente collochiamo nel passato. Ma se noi ci voltassimo indietro, ecco, il nostro sguardo sarebbe un po' più faticoso. È faticoso camminare guardando indietro. Le persone che abbiamo ricordato, in modo particolare Vittorio Bachelet, che dà, come dire, l'occasione principale del nostro incontro di oggi, sono delle sorgenti, e la sorgente questo fa. Tornare alla sorgente non significa tornare al passato o immaginare che il modo migliore di fare le cose sia rievocare. La sorgente spinge in avanti, e noi crediamo che la vita degli uomini illustri, che l'amore sia una sorgente per questo motivo, perché nella misura in cui noi ritorniamo ad essa, in realtà non ci sentiamo, come dire, tirati indietro, ma spinti avanti. Allora preghiamo gli uni per gli altri perché questa mattinata questo possa realizzare, che la memoria di questi maestri, di questi amici, di questi fratelli, sia come una sorgente, un amore che spinge avanti, che dice anche a noi, tu amerai. Nella ricerca dei vari umanesimi contemporanei per guidare l'uomo a costruire il suo destino nel tempo, l'uomo di fede dà il suo contributo alla comune fatica, ma vi apporta anche la testimonianza di una dimensione diversa, non contrapposta a quella del tempo e del mondo, ma infinitamente ricca.
ricca e profonda, e perciò capace di arricchire e dilatare la prima. Per questo l'esperienza cristiana è sempre drammatica e piena di speranza. Per questo la vita di fede richiede un'autentica alimentazione nell'ascolto della parola, nella partecipazione eucaristica e sacramentale, nella pienezza della carità, e diviene, immergendosi nella fatica quotidiana, centro di accoglienza e segno di contraddizione, assunzione della propria responsabilità di fronte a Dio e di fronte agli uomini. Per questo suo rigore e per questa sua libertà, la vita cristiana radicata nella storia e proiettata al di là della storia, diviene anche, se autenticamente vissuta, forza di speranza nel cammino dell'umanità. Preghiamo. Dio d'amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. Illumina i padroni del potere e del denaro, perché non cadano nel peccato dell'indifferenza. Amino il bene comune, promuovano i deboli e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. I poveri e la terra stanno gridando. Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. Lo chiediamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E chiediamo al Signore di benedire le nostre vite, il nostro incontro, il lavoro di questa mattina e anche tutto il nostro paese in questi giorni di sempre delicata transizione. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. E buona mattinata a tutti. Grazie Don Marco e un saluto a Monsignor Sigismondi. Possiamo quindi iniziare il lavoro del convegno che, come ricordavo, parte dalla lettera enciclica Fratelli e aggiungo sorelle tutti. Una lettera enciclica che è in linea di continuità con il magistero sociale, diciamo post-conciliare, e che ha una particolare sintonia, tra l'altro, anche con la Populorum Progressio di Paolo VI, su cui è stato esemplare a suo tempo l'intervento di Vittorio Bachelet, che aveva scritto sull'avvenire d'Italia del 67 alcune considerazioni che mi pare valga la pena richiamare qui proprio per la sintonia di sostanza ma anche lessicale con l'ultima enciclica. Diceva Bachelet sulla Populorum Progressio è l'enciclica dell'umanesimo pieno e fraterno, che si innesta fecondamente nel moto dei popoli verso uno sviluppo solidale. E poi, tra l'altro, questa enciclica che si collega direttamente al Concilio Vaticano II conferma una testimonianza ecclesiale sempre più incisiva e esigente con se stessa nel far proprie le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. E ancora il Papa ci diceva il mondo è malato e ne indicava la ragione principale nella mancanza di fraternità.
tutti i cristiani sono chiamati insistentemente dalla Chiesa a colmare proprio questa deficienza, dando prova concreta e attuale della fedeltà alla loro vocazione. Dunque, un'enciclica Fratelli e Sorelle Tutti in segno di continuità, ma naturalmente anche elemento di novità è contrassegnata da nuovi problemi, da nuovi accenti che in parte già Papa Francesco aveva sviluppato nella Laudato Si, specie per il nesso tra ecologia integrale e sviluppo umano, a partire quindi dal grido della terra. Nella Fratelli e Sorelle Tutti il baricentro diventa in qualche modo il grido dei poveri e dei sofferenti a fronte delle tante crisi che il mondo sta sperimentando, sia sul piano sanitario, quello climatico, ma anche economico, sociale, demografico, persino ecclesiale, per riprendere una considerazione di Padre Spadaro sull'ultimo numero di Civiltà Cattolica. Crisi aggravate da derive politiche in cui il populismo dilagante, spesso favorito dalla infodemia e dalle fake news, rischia di indebolire i sistemi democratici e di mettere in discussione quello che Papa Francesco chiama il popolarismo, sia di marginalizzare la recrudescenza dei conflitti, così come le tante sofferenze e ferite dei bisognosi, dei fragili, comprese quelle talora indicibili dei migranti, respinti da tanti paesi cosiddetti civili. Ecco, di qui il tema e l'impostazione del nostro convegno, partendo quindi dal grido della terra, dal grido dei poveri che ci interpellano, chiedendoci cosa possiamo fare, tenendo conto che la crisi può essere motore dell'azione, risvegliare la coscienza morale, aprire alla speranza, se si ha uno sguardo lungimirante e non miope. La fraternità è una nuova bussola, la cura più efficace per le malattie del nostro tempo. E quindi provo ad aggiungere qualche ulteriore battuta per sottolineare gli intenti che ci hanno mosso nell'organizzare il nostro appuntamento annuale, che è indicato nell'orizzonte dei sogni da costruire insieme. Ecco, i sogni che non sono evasioni, non sono utopie, ma il segno di un'altra logica, come ha detto Padre Sorge nell'ultima intervista di Mimmo Sacco, che è stata pubblicata su Appunti e su Coscienza. Un'altra logica, magari controcorrente, ossia un impegno a pensare e costruire insieme un futuro migliore, con la speranza di una umanità altra, che sappia andare oltre, che sappia aprire vie nuove, come ha sottolineato anche Monsignor Sigismondi nell'editoriale dell'ultimo numero di Dialoghi, che si conclude con queste parole: in questo frangente è indilazionabile un cambio di strategia più che di tattica. Siamo ancora troppo impegnati a gestire spazi e organizzare eventi. È necessario invece aprire vie nuove. Per osare occorre immaginare, per immaginare si deve sognare, per sognare è indispensabile pensare, per pensare non si può fare a meno di ascoltare, per ascoltare è inevitabile camminare insieme e dialogare. Dunque, andare oltre, aprire vie nuove, oltre l'egoismo individualista, dall'io al noi, scoprendo sempre più il valore della comunità e delle relazioni, del dinamismo fraterno, facendosi vicini a tutti, partendo dalla dignità di ogni persona.
oltre le indifferenze a livello globale, l'ignoranza dell'indifferenza, oltre le frontiere, le divisioni, le separatezze, le sovranità nazionali, in una prospettiva geopolitica fondata sulle interdipendenze, oltre le diseguaglianze, le prevaricazioni, oltre la tecnocrazia, oltre le manipolazioni informative, oltre il cancro del populismo, oltre anche il confessionalismo, il clericalismo, in una prospettiva di vera laicità, una quindi prospettiva poliedrica dove tutto si tiene, con un paradigma basato essenzialmente sul dialogo anche interreligioso e su responsabilità condivise. Per convivere pacificamente sulla base dell'amicizia sociale orientata al bene comune, con la migliore politica, come sottolinea Papa Francesco al numero 154 di Fratelli Tutti. Ecco perché questa enciclica va approfondita, compresa nel suo significato profondo, perché offre un percorso di speranza in un tempo tormentato, inducendo a rimettere al centro il perché e il per chi viviamo, perché per chi esistiamo, nonché una visione del mondo da condividere nelle sue concrete realtà, una visione di futuro, adottando il dialogo per camminare insieme. Di qui l'importanza centrale del tema affidato alle mani esperte e sapienti di Padre Occhetta, che tra l'altro ha preso alcune iniziative particolarmente significative con il corso di dottrina sociale di cui è direttore, anche come docente della Pontificia Università Gregoriana, come persona che ha colto la necessità di creare connessioni, la casa del pensiero, comunità di connessioni, e mi pare il nome dell'iniziativa che lui ha realizzato da qualche tempo per umanizzare la cultura politica come espressione proprio di comunità, facendosi carico degli altri, la via della fraternità. E dopo la sua relazione, l'articolazione della tavola rotonda ci può offrire, partendo proprio stando dalla parte del buon samaritano prima evocato, come farsi carico in concreto della umanità sofferente. L'obiettivo è mettere a fuoco cosa vuol dire far prevalere il paradigma della fraternità, dell'amicizia sociale, riscoprendo il valore di parole come relazioni, generatività, su quattro versanti tutti essenziali per la convivenza umana. Le interdipendenze globali, la dimensione geopolitica del pianeta e poi gli assi dell'economia e del lavoro, così essenziali per la condizione dell'uomo. E poi l'organizzazione della società civile dal punto di vista del welfare, dello Stato sociale. E infine la questione della custodia del creato. Ecco, questo è in qualche modo, sia pure nelle ristrettezze del tempo che abbiamo a disposizione, l'itinerario che abbiamo immaginato, soprattutto pensando a offrire ai giovani spunti per una formazione culturale, per una buona politica, per quella buona politica che ci ha a suo tempo indicato Matteo Tuffelli nel suo libro e che Papa Francesco ha sottolineato nel paragrafo 154 di Fratelli e Sorelle Tutti. Andiamo rapidamente quindi a dare la parola a Padre Francesco Occhetta, che ringrazio vivamente per la disponibilità insieme agli altri relatori della mattinata.
Grazie a voi, professore, per l'invito che mi ha rivolto il vostro presidente, Matteo Truffelli, che è un caro amico, l'attenzione con cui lei mi ha accompagnato per strutturare questa mia relazione. Vorrei anche salutare chi è collegato, perché vedo tanti amici che sono punti di riferimento culturali per me e anche spirituali, e dire che ho accettato di stare con voi per onorare la memoria di Bachelet, perché è il sangue dei martiri a dare forza al nostro impegno di cristiani nel mondo, che io vorrei cercare di mettere in luce evidenziando qualche elemento strutturante delle ultime due encicliche del pontificato, tenendo insieme, sperando, questo ossimoro che mi avete dato come sottotitolo, nel tenere insieme un percorso di speranza in questo tempo tormentato. Ma in fondo il battezzato nel mondo ha proprio questo compito di tenere gli opposti insieme. Dunque, noi sappiamo che questo Papa ha dato alla luce tre grandi encicliche, la prima, la Lumen Fidei nel 2013, la Laudato Si nel 2015 e la Fratelli Tutti nel 2020. Io mi chiedevo, prima di preparare queste parole, dove ci stai accompagnando, Signore, in questo tempo così difficile nella Chiesa e attraverso anche la tua Chiesa. E secondo me le encicliche vanno, diciamo così, lette a partire da questa domanda, perché la dottrina sociale della Chiesa è per noi uno strumento utile, una bussola nel tempo, un download che la Chiesa fa sulla storia, ed è sempre l'incontro del Vangelo con la società, con i problemi della società. E l'ultima enciclica, e anche la penultima, la Laudato Si, ci offrono davvero elementi importantissimi, anche per un gruppo importantissimo come il vostro, Azione Cattolica, per incarnare la nostra fede nel mondo. Allora, si tratta, secondo me, di due testi calamita che hanno un potere di attrazione per nuovi processi, temi sociali, politici, luoghi da riabitare, persone da formare, ma al contempo rimangono in alcuni ambienti una provocazione e anche una resistenza. Questi due testi non sono tanto stati capiti e a volte pesano come magari una piccola omelia o un piccolo messaggio del balcone del Papa. E questo è un tema su cui vorrei farvi riflettere, perché qui giochiamo molto dell'essere credenti nella Chiesa, nella gerarchia anche delle fonti che noi ci diamo. Sono testi che anzitutto parlano al credente che li legge e chiedono di potare, perché la vita spirituale va potata perché nasca vita, altrimenti governance vecchie, passati nostalgici, diciamo così, aiutano forse a tenere un'identità, ma non sbilanciano sul futuro. Servono, ma vanno aggiornati. Allora, la Laudato Si, un testo molto lungo, composto da 192 pagine, 6 capitoli, 246 paragrafi, 2 preghiere, si chiede anzitutto che tipo di mondo noi vogliamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi. Questo è il punto. Questa è la dimensione teleologica. Dopo 5 anni di faticosa sedimentazione, questo testo è diventato un piccolo tronco che descrive il degrado della terra, dell'acqua e del cielo. I rami nati sono degli antidoti dei sistemi fondati sullo strapotere della finanza e della debolezza della politica. Lo vedremo. Le radici buone sono invece i rimedi suggeriti, che non sono solo la sobrietà e l'umiltà in primo luogo, ma il cambio dei nostri stili di vita, la promozione dell'ecologia integrale che presuppone un nuovo modello di sviluppo umano integrale di mariteniana memoria. Ed è per questo che l'Azione Cattolica, il vostro pensiero, ha un fondamentale ruolo per nutrire questo tipo di pensiero proprio dal pensiero che ha ispirato il Novecento, come appunto lo è stato Maritain e Montini. L'enciclica invece, Fratelli Tutti, rappresenta appunto il secondo polmone, se volete, del pontificato. L'enciclica molto lunga, anche questa, suddivisa in 8 capitoli, 287 punti, 42.000 parole, che vanno capite insieme a partire dalla struttura letteraria che l'articolano, che io ho capito vivendo in America Latina. Allora, le strutture di queste due encicliche non sono architettoniche, non sono europee. Non sono costruite secondo una premessa maggiore, minore e conclusioni precise. Piuttosto andrebbero lette nelle sezioni, ogni sezione ha un'autonomia a sé. E hanno una struttura però stellare,
i cui temi trattati formano dei poliedri per il Papa, complessi, che non si esauriscono, e va ricordato però che questi due testi rappresentano la massima esperienza del Magistero Ordinario del Romano Pontefice. Non sono tecnicamente protetti dall'infallibilità, ma a livello di gerarchia delle fonti nella Chiesa, rispetto a tutti i pronunciamenti dei pontefici, le encicliche, rispetto ai discorsi, le lezioni, le omelie, eccetera, questi due testi rappresentano il grado più alto a cui noi dobbiamo rifarci. Si tratta di una gerarchia in cui anche un po' il popolo cristiano dovrebbe rieducarsi, ed è una maturità anche che richiama il nostro discernimento, perché nella lettura dei testi, nell'agire poi concreto nella prassi, questi testi sono, diciamo così, il punto più alto e il confine più ampio in cui il pontificato si è spostato. Come ogni enciclica, non si trovano le risoluzioni dei problemi specifici che affliggono il mondo, ma sono la visione che la Chiesa offre al mondo per arrivare a fare scelte per cambiare il mondo attraverso le encicliche di Francesco. A me sembra tre grandi strumenti. A me sembra di poter dire attraverso tre grandi strumenti. Anzitutto lo strumento del dialogo, che assume due prospettive: la dimensione operativa dello stare insieme e quella sinodale del camminare insieme. Il secondo punto è un cammino che passa attraverso la conversione ecologica, che tocca stili di vita, tocca i nostri comportamenti, tocca scelte dal punto di vista etico-sociale, scelte educative, per arginare il paradigma, direbbe il Papa, tecnico, economico, finanziario, prevalente. E infine un terzo strumento, le scelte che diventano riforme sociali e politiche in linea con la nuova visione. E voi come Azione Cattolica, con i vostri uomini e le vostre donne, diciamo, questo è un elemento familiare, ma dovete ritornare a riabitare attraverso le vostre competenze i temi specifici per rimettere al centro del dibattito riforme sociali e politiche, dalle riforme costituzionali, dalle riforme sociali. Tanti di voi possono veramente esprimere e aiutarci a portare avanti insieme dei progetti. Questo perché ve lo dico? Perché a mio giudizio, in questo Papa, ve lo dico anche come gesuita, il bilanciamento dei due polmoni, fede e giustizia, sono fondamentali. Perché se noi, diciamo così, esasperiamo sulla dimensione della fede, noi rischiamo di far diventare il culto, diciamo così, una chiusura non inclusiva delle nostre comunità. E io dico rosario tutti i giorni, ma non basta rosario. Io faccio adorazione, ma l'adorazione poi chiede sempre anche una attivazione, diciamo. E poi la stessa cosa, però, bisogna stare attenti nella costruzione della giustizia, perché se non la facciamo con la dimensione di fede, diventiamo una ONG molto peggio di tante altre. E anche un po' ideologici, diciamo la verità. Quindi questo bilanciamento di fede e giustizia, no? Lo chiamerei così, c'è un bel discorso del padre Kolvenbach di qualche anno fa, che è stato il mio padre generale, che è illuminante sotto questo profilo, ve lo do se lo volete, e io vi consiglio di tenerlo per, diciamo, una vostra cura personale e anche una vostra cura comunitaria e associativa. Guardate che ho il cronometro, io a 30 minuti smetto, quindi state tranquilli, perché so come si soffre quando si sta dall'altra parte. Dunque, volevo ricordarvi la struttura di questa enciclica, perché può farvi riattivare alcune, diciamo, grandi impegni su cui voi nella storia siete sempre stati impegnati. Allora, l'enciclica risuona anzitutto, lo diceva già il professor Martin, come eredità dei predecessori di Papa Francesco. Mette in guardia dallo sfruttamento inconsiderato delle risorse, da una politica miope priva di visione a medio termine, dall'egoismo, se volete, delle società consumistiche che stanno a stento cambiando i propri stili di vita, e crea queste due encicliche, soprattutto la Laudato Si, ha creato un ponte importante, cioè la cura del creato è impegno di tutti,
credenti e non credenti, e rilancia anche un po' l'impegno ecumenico, citato ampiamente appunto nelle enciclica. E i grandi temi, ci sono parole nuove che noi dobbiamo abitare e imparare, per esempio la parola mutamenti climatici, la questione dell'acqua, la tutela della biodiversità, il debito ecologico del nord rispetto al sud. Questi sono tutti i grandi temi che abitano l'enciclica, fino ad arrivare a questo grande fulcro preciso, che è un po' come il lievito dell'enciclica, che è questa parola per noi fondamentale, che si chiama appunto ecologia integrale, che viene nominata 10 volte nell'enciclica e a cui viene dedicato il 4° capitolo che io vi consiglio di leggere. Ma anche la Laudato Si, come la Fratelli Tutti, ha nel 2° capitolo un fondamento spirituale, perché noi diciamo, possiamo parlare di creazione più che di natura, se introduciamo appunto delle categorie bibliche, quella del coltivare, quella del custodire il giardino del mondo, sapendo, dice il Papa, che lo scopo finale delle altre creature non siamo noi. Invece tutte avanzano insieme a noi e attraverso di noi, verso la meta comune che è Dio. Dunque c'è una comunione tra di noi che ci lega. E noi come Chiesa questo lo gridiamo al mondo. E perché la fraternità inizia così, da un punto di principio che è un riconoscimento di una stessa identità e una stessa condivisione di vita, perché un unico Padre ha donato la vita a tutti. Allora vi consiglio di leggere il numero 123 della Laudato Si, che come fa Francesco a volte fa questi fulmini in cui non solo parole, non solo teorie, ma anche a questo punto fa vedere foto di persone con i nostri volti, come il mio, come il tuo, che dice che gli sfruttamenti portano a sfruttare bambini, ad abbandonare gli anziani, a ridurre in schiavitù, a sopravvalutare la capacità del mercato di autoregolarsi, a praticare la tratta di esseri umani, il commercio di pelli di animali in via di estinzione e a scavare diamanti insanguinati, dice il Papa. Allora, se la dottrina sociale della Chiesa era nata alla fine dell'Ottocento per dare voce ai poveri, e allora in particolare erano le donne sfruttate e i bambini che lavoravano 14 ore nelle miniere del Belgio, e la Chiesa di Leone XIII parla per loro, perché la dottrina sociale nasce così, allora noi dobbiamo capire che anche qui, anche oggi, la Chiesa prende a cuore i piccoli. E quali sono i piccoli? Chi sono i piccoli oggi? Sono i piccoli produttori, sono i lavoratori rurali, sono quelli che scommettono sulla biodiversità, sono la rete di ecosistemi che chiedono un dibattito scientifico e sociale che sia responsabile e ampio, chiede il Papa, in grado di considerare tutta l'informazione disponibile e chiamare le cose con il loro nome, a partire da linee di ricerche autonome e interdisciplinari. Allora, il 4° capitolo è importante per noi. È importante anche per introdurci nel dibattito pubblico di questi giorni, con questo nuovo ministero, perché stiamo usando la stessa parola con guardate, diciamoci la verità, con definizioni opposte. Allora, noi dobbiamo dire che cosa significa per noi, come Chiesa, che per prima ha messo nell'ordine del giorno mondiale delle agende della politica questo tema, che cosa vuol dire ecologia integrale. E affrontare il tema della giustizia e della politica con almeno 3 punti qualificanti. Allora, il punto dell'ecologia integrale si deve almeno declinare per noi in 3 punti qualificanti. Primo, il tema dell'ecologia integrale delle istituzioni. Perché, dice il Papa, se tutto è in relazione, come noi crediamo, anche lo stato di salute delle istituzioni di una società comporta conseguenze per l'ambiente e per la qualità di vita umana. Ogni lesione della solidarietà e dell'amicizia civica provoca danni ambientali. E tutti noi abbiamo, io le accompagno, chi di voi le ha formate, a partire dalla famiglia, cioè c'è una riscoperta olistica dello stare, del vivere un ambiente. Non è facile, però questa è la sfida, numero 142. Secondo, tutto è connesso. E dunque, se tutto è connesso, dice il Papa, tutto è collegato.
E allora al 141 dice: l'analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall'analisi dei contesti umani, dall'analisi dei contesti familiari, dall'analisi dei contesti lavorativi, urbani e dalle relazioni di ciascuna persona con se stessa. È chiaro che questa enciclica per noi non è un'enciclica verde, ma è un'enciclica antropologica, è un'enciclica spirituale, spiritualmente fondata da un'antropologia biblica. Terzo punto, occorre nel rifondare l'ecologia integrale prendere atto che che non ci sono due crisi separate, una ambientale e l'altra sociale, bensì una sola e compressa crisi socio-ambientale. Questo dice la Chiesa al mondo. L'antidoto dell'ecologia integrale è dunque inseparabile dalla nozione di bene comune per noi. Ma perché deve essere inseparabile? Perché ci sono altri modelli, come quello americano. Non parliamo di quello cinese, dove la libertà non esiste e la sicurezza è tutto. Ma prendiamo solo quello americano, un po' più vicino al nostro. Cosa succede lì? Su che cosa si scommette invece del bene comune? Sulla tolleranza e sulla costruzione dei beni pubblici. Ma basta? Ma no. Perché non basta? Ma perché se devi fare un tampone ti viene a costare 1.000 euro in America. Perché i poveri non sono inclusivi. E noi dobbiamo partire da lì. Il bene comune radicato in Europa è questa sfida qui. E dobbiamo crederci, dobbiamo crederci. La solidarietà è, ve lo dirò alla fine, per il mondo laico, la traduzione di fraternità per noi. E ha funzionato finora. Ma dobbiamo essere vigili. Perché? Perché tutto quello che si dimentica può ritornare. Allora, ho 10 minuti per dirvi che cosa? Per dirvi che il quinto capitolo ci sollecita e sollecita anche a voi a riflettere su tutto quello che è il tema delle governance nuove per portare avanti i progetti. Perché è cambiato lo schema, non c'è più troppa eteronomia che cascava dall'alto e strutturava, ma c'è una, diciamo così, una connessione che dal basso rigenera processi. Qual è il problema? Che nel paese, per esempio in Italia, ci sono tante realtà, e io sono certo anche nelle vostre sezioni, tantissime, io le ho girate, piene di speranza, fatte molto bene, ma sono scollegate. Non c'è un disegno comune in cui, non essendo collegate, non passa vita, non passa energia, non passa scambio e soprattutto non si ripete quello che si è già fatto. Perché altrimenti, se non c'è una governance che ripensa questo nuovo modello di stare insieme, anche in società, diventa difficile poi rilanciare dei processi. E poi, niente, la Chiesa chiede, ma questo è secondo tappare la tradizione gesuita, insomma, che nell'Ottocento ha ripensato un po' tutta l'anarchia con Tapparelli, eccetera, a chiedere agli stati nazionali di fare un passo indietro nella loro sovranità e di promuovere anche sul tema dell'ambiente una governance che possa governare a livello mondiale in questo grande tema, sulle prospettive che vi dicevo. Allora la Chiesa chiede di discernere. Le politiche, le iniziative imprenditoriali potranno avere un grande sviluppo in questo senso. Il sesto capitolo parla del ruolo dell'educazione, di come anche un'associazione come la vostra ha, e non dovete preoccuparvi se non siamo più massa. Dovete solo preoccuparvi di essere lievito, perché il lievito ha una forza così bella e così grande che poi, a seconda della sua stagione, fa lievitare quello che lievita. Finisco nella Laudato Si nel dirvi questo, che è già collegata alla Fratelli Tutti. Allora, qual è il bilancio che noi possiamo fare dopo 5 anni? Possiamo essere un po' tranquilli? È nata qualche cosa? Allora, dobbiamo dirci che la pubblicazione ha sdoganato la questione ambientale come questione sociale. Bene, è stata un ponte con il mondo laico e ambientalista. Bene. Ha dato luogo, per esempio, alla Chiesa italiana di generare la Settimana Sociale di Cagliari, che è andata bene, poteva forse andare meglio, ma è andata. Stiamo preparando con il professor Miano, il professor Notastefano, che sono proprio vostri, la Settimana di Taranto,
che può forse potrà andare meglio, ma ci stiamo lavorando, stiamo dando il possibile. Bene. Non tutti ci aiutano, non c'è un grande, a livello ecclesiale, un grande clima che porta avanti tutti insieme, perché siamo tutti un po' solisti, e va bene, questo è un po' il quadro, ma non si può dire che la Laudato Si abbia dato uno spintone e ci attragga verso nuovi orizzonti. Ha avviato processi, il progetto Policoro sta funzionando, le categorie come la Coldiretti, le COF cooperative, il Confartigianato, ho fatto da loro molte lezioni, i sindacati come la CISL, hanno fatto della enciclica un faro della loro riflessione sociale per il tempo. Questo bisogna riconoscerlo. E la Laudato Si sta offrendo risposte ai problemi sociali che ha messo in moto intelligenze, persone e poi soprattutto i giovani. Con questo tema, ma noi stiamo parlando a una generazione, ma naturalmente che loro ascoltano, che ci stanno ascoltando e sono molto appassionati. C'è un volume che vi volevo citare, che è stato edito dalla LEV, che sta dando la Segreteria di Stato, che si chiama In cammino per la cura della casa comune, a 5 anni dalla Laudato Si, e tavolo interdisciplinare della Santa Sede, dove voi potete, è una lettura veloce anche, ma lì potete vedere tutte le esperienze che sono nate nel mondo dopo la Laudato Si e stanno nascendo dopo la Fratelli Tutti. Quindi vi fate si dilata anche un po' la speranza nel sapere che ci sono molte chiese nel mondo. Chiese chiaramente in Africa stanno facendo una cosa, in Asia un'altra, in Canada un'altra cosa ancora, ma che la Laudato Si ha veramente dato un impulso molto forte. Allora, c'è poi un'altra esperienza che vi voglio segnalare, non so se voi ne fate parte, che è quella del Global Catholic Climate Movement, che è un movimento che è una rete di 900 istituzioni cattoliche in 100 paesi diversi, e a circa 2.000 leader di comunità locali, che fornisce risorse e metodi concreti per vivere ai movimenti che ne partecipano modelli di conversione ecologica e ricevere aiuto per la cura del creato. E allora lì potete, ma non so, insomma, capire che per esempio nella Chiesa italiana è nata la campagna internazionale come quella della pesca di plastica per pulire il fondale marino. È nato il sinodo nella chiesa dell'Amazzonia, dopo l'ha dato sì, eccetera, eccetera. No? Adesso non vi sto a fare tutta la lista, insomma, ecco. Quello che io volevo dirvi è che anche l'esperienza della settimana sociale è stata ripensata totalmente e rifocalizzata secondo appunto questa dottrina del pontificato. È chiaro, e non possiamo nascondercelo, che ci sono molti ambienti ecclesiali che rimangono indifferenti alle novità magisteriali, incluse dalla Laudato Si, perché molti preti, molti anche cattolici praticanti, un po' hanno teorie negazioniste sui cambiamenti climatici, su altri sono legati a ideologie socio-economiche più anti-ecologiche, ereditate un po' anche dal passato. E l'indifferenza a volte impedisce l'accoglienza, anche l'apertura, bloccando tanta trasformazione. E perché c'è una visione anche un po' ideologica, diciamo, dove l'insegnamento della Chiesa è considerato sociale, è considerato anche come un monolite immutabile nel tempo. Ed è uno sguardo etico che viene scambiato con quello dogmatico, e anche questo, in questo caso, secondo me, è erroneamente inteso. Quindi ci sono differenze tra noi, però dobbiamo analizzare questo. C'è una spinta dal basso che ha portato la Chiesa universale a riconoscere che questa è una nuova stagione. Allora economisti, imprenditori, politici stanno lavorando sull'economia circolare. Avete anche grandi esponenti voi. Sta crescendo l'housing sociale. Sono nate cooperative di comunità. I giovani imprenditori agricoli recuperano semi antichi, investono nel biologico. Molti ritornano nel meridione dopo essersi preparati in università del nord. Si stanno diffondendo anche modelli di vacanza più sostenibili, anche attraverso esperienze di cammini, di dimensione spirituale che fa riposare lo spirito, alberghi diffusi, forme simili di accoglienza. C'è la cura per la biodiversità,
l'aumento delle esperienze di microimpianti di energia rinnovabili. Ci sono parrocchie e diocesi che hanno scelto di essere carbon free. Alcune scommettono in banche popolari dove appunto il reddito rigenera, diciamo così, nel luogo di appartenenza, investe in lavori. Si moltiplicano iniziative educative anche, ispirate a Laudato Si, promosse da oratori, parrocchie, gruppi scout, gruppi dell'Azione Cattolica. Insomma, non possiamo dire che non ci sia nulla. Dobbiamo appunto crederci e strutturare questo modello come, diciamo così, passaggio importante di questa stagione spirituale e storica. Ultima cosa. Tutto questo sussiste se noi investiamo in spiritualità ecologica. Spiritualità ecologica. La parola spiritualità ecologica va intesa come una sorta di password per comprendere il significato di questi documenti, di tutte e due. Lo sguardo contemplativo e di fede come una bussola interiore aiuta a ridare senso alle parole creazione e anche risurrezione nelle nostre vite. Sono parole che erano dimenticate dal contesto culturale contemporaneo, perché dire creazione è più che dire natura per noi, perché ha a che vedere col progetto dell'amore di Dio, dove ogni creatura ha un valore e un significato davanti a Lui. In questa prospettiva la Bibbia apre una via di salvezza e ancora il cambiamento trova un impulso nuovo anche nel termine resurgere, che ci parla che è iscritto nella natura, ma va fatto però diventare cultura per noi, che ci parla di chi si rialza dallo stato piegato. È una legge iscritta nella creazione di Dio, perché tutto ciò che è caduco nasce nel suo al di là. La vita che viene dopo germina sempre da ogni nostra morte. E la scrittura è l'orizzonte di comprensione di tutte le scelte per rinnovare l'azione pastorale nei territori. Mentre è proprio del discernimento spirituale, che sa distinguere bene e male, di comunità come per esempio l'Azione Cattolica, di portare la pastorale sociale alla soglia di domande fondamentali e anche di scelte da prendere. Potrei dirvi tante altre cose, ma io vi consegnerò la mia relazione con cui sviluppo questa dimensione. Un'ultima parola, ho 4 minuti e vi chiedo scusa, sulla Laudato Si. Sulla Fratelli Tutti. La Fratelli Tutti, lo dicevo un incontro con la Presidente Bindi, è un testo, anche questo, un po' rischioso, se non si capisce non lo si prende bene, perché è stato sottovalutato. Il giorno dopo tutti avevano già dimenticato e si prendeva l'ultima frase del Papa, magari della predica della settimana dopo. Ma non c'è comparazione. Questo è il testo più elevato e più avanzato che la Chiesa ci dà oggi. Dunque va meditato, anzitutto in 3 cerchi concentrici. Primo, il cerchio concentrico del piano spirituale. Il secondo, del piano antropologico. E il terzo, del piano politologico. Questi 3 cerchi sono fecondati da 3 parole. Dalla parola cultura, dalla parola processo, che la Fratelli Tutti avvia, e dalla parola, secondo me, soglia minima, su cui noi dobbiamo intendere il titolo della Fratelli Tutti. Cioè, sotto questa soglia minima noi non possiamo scendere. Ma il Papa non ci dice che questa soglia minima è realtà. Questa soglia minima è da costruire. Ed è per questo che occorre un processo e ci vuole una cultura che riorganizzi questo. Allora, la Chiesa dice tante cose in questa enciclica. Se vedete voi la prima parte, parla dell'Unione Europea, dei fondatori, dei sogni che vanno in frantumi. Allora, diciamo così, il primo capitolo è un capitolo, se volete, sociologico-antropologico, dove la Chiesa dà una lettura sul mondo, dà una lettura anche critica. L'economia globale egemonizza il pianeta, la politica diventa sempre più fragile di fronte all'economia, la democrazia, la giustizia e la libertà sono in pericolo, dice il Papa, si perde il senso della storia, la politica si riduce a un marketing elettorale, dice il numero 15, abbiamo perso la capacità di costruire noi di fronte alla pandemia, dice il numero 1732, la crisi della natalità che non ci fa più sperare, l'invecchiamento, la disoccupazione, insomma un grande ritratto di ciò che soffriamo noi.
Il punto 2 non lo tratto perché lo trattate voi dopo, ma è il fondamento dell'enciclica, questa dimensione di prossimità, che è questo richiamo natura che abbiamo nel cuore, dove noi ci fermiamo davanti a un bisogno del prossimo. Non lo categorizziamo, ma il prossimo è una persona come me. E quindi il prossimo, che in quella parabola è il nemico della persona che si ferma, del samaritano che col giudeo, diventano vicini proprio perché la prossimità e la, come dire, la compassione, ecco questo è il termine, li unisce come uomini. Allora, che cosa mi voglio, voglio dirvi veramente per finire? Allora, noi abbiamo bisogno, diciamo così, di attuare secondo... Allora, di capire che la Chiesa prende posizione sul liberalismo economico e contro i populismi, a livello politologico, nel capitolo quinto. E dobbiamo essere molto attenti nel discernimento sociale e politico dei lupi che si travestono in agnelli, perché la cultura del populismo non solo continua a, diciamo, a imperniare la nostra vita, ma è anche, io direi, anche un, insomma, possiamo dire anche un po' pericolosa, perché in fondo che cosa nasconde? Nasconde che, per esempio, si esaltano i nazionalismi, si svalutano le scienze, si ignorano gli enti intermedi come la Chiesa o come un gruppo importante come il vostro, si prediligono forme di democrazia diretta, si costruisce la pubblica opinione attraverso le emozioni e le credenze, si attaccano gli avversari senza confrontarsi sui progetti, si riduce a slogan le cose come... Insomma, tutte cose che insegnate anche voi. Ma queste permangono. E l'enciclica dice, attenzione, qui bisogna prendere posizione sotto questo profilo. Perché? Perché la comunità cristiana non può incorrere in questa dimensione. L'altra invece dimensione che io vorrei sottolinearvi, a cui a me piacerebbe tanto che anche l'Azione Cattolica si impegni, è il capitolo 7. Capitolo 7 è un capitolo importante perché il Papa dice: ma se non c'è fraternità, e che è diversa dalla fratellanza, perché la fratellanza è esclusiva, ci tiene insieme tra identità simili, ma la fraternità è inclusiva, ci accomuna per la natura che abbiamo di figli rispetto all'unico padre, noi per costruirla, dice il Papa, dobbiamo promuovere una giustizia che non sia vendetta, ma sia riparativa. Metta insieme, faccia verità. Ho visto il professor Balduzzi, è un maestro sotto questo profilo, si è impegnato tantissimo. Cioè, avete persone che possono dare al mondo, anche al mondo italiano, una nuova svolta. La stessa, possiamo dirlo a bassa voce, insomma, io sono molto contento, la stessa ministra della giustizia è un segno per noi, per costruire un modello di giustizia diverso. Stavamo affondando con questo modello vendicativo di giustizia, non se ne poteva più. Io avevo paura. E poi voi dovete impegnarvi, adesso vi chiedo scusa se passo al genere del comizio, da un genere letterario più accademico, dovete impegnarvi anche per darci nuove regole e rifondare le garanzie su cui si fonda il nostro convivere nella Repubblica. Perché voi, come Azione Cattolica, l'avete nella storia, nel vostro DNA. Vi potrei dire tante altre cose. Fermiamoci qua. Quello che io voglio dirvi è di essere artigiani di pace. Il Papa ci chiede anche di essere gentili nel farlo. E questo lo possiamo fare. Prendere posizione, perché l'aborto per il Papa ormai è una pena che nasconde... Una pena di morte in vita, prendere posizione contro le guerre, perché le guerre giuste non possono più esistere rispetto alla natura della guerra e delle violenze che è cambiata, prendere posizione, non avere paura di sposare queste scelte che la Chiesa sta facendo nel mondo sociale e politico, e di farlo anche con questa dimensione della gentilezza che a me, e finisco, ha richiamato tanto la preghiera di Newman davanti alla nostra coscienza, quando lui parla di questa voce gentile, di questa presenza gentile nel nostro cuore, e a cui Newman chiede
finché la notte passi, tu mi guiderai sicuramente a te, luce gentile. Auguri a tutti. Grazie davvero di cuore, padre Occhetta, per questa relazione così esemplare, anche per rispetto ai tempi, magistrale, lucida, efficace nella impostazione, nello sviluppo, che ci ha offerto indicazioni metodologiche preziose, sottolineando i passaggi salienti di Fratelli Tutti e anche di Laudato Si, con un bilancio a 5 anni di quest'ultima enciclica, offrendo poi alla fine spunti concreti, anzitutto per i giovani, di impegno sul campo per cercare di dare concreta attuazione alla prospettiva che Papa Francesco ci ha indicato. Credo che molte altre cose si dovrebbero dire, ma il tempo è tiranno e dobbiamo passare rapidamente alla tavola rotonda che integrerà queste indicazioni di padre Occhetta. Il tema della tavola rotonda, dalla Laudato Si alla Fratelli Tutti, un percorso di speranza, ma qui la prospettiva è il buon samaritano, ecco, e quindi la prospettiva del quid facere, partendo anzitutto dalla dimensione più ampia, quella planetaria, il mondo e chi lo abita. Nadia Matarazzo è una giovane studiosa di geografia e demografia dell'Università di Napoli e anche componente del Centro Studi dell'Azione Cattolica. A lei la parola. Grazie professore, buongiorno a tutti. Io vorrei innanzitutto ringraziare la Presidenza nazionale e l'Istituto Bachelet per aver anche in questo tempo di particolare fatica voluto mantenere questo appuntamento così prezioso per la nostra associazione nella memoria di Vittorio Bachelet. Nell'ambito del tema che mi è stato assegnato, che è così ampio, io mi soffermerò su un aspetto che è lo specifico del mio percorso di ricerca, che è quello delle migrazioni. Ecco, il periodo che parte dall'ultimo decennio del secolo scorso viene nelle scienze sociali comunemente definito l'era delle migrazioni, e questo non perché fino a quel momento le migrazioni non fossero state rilevanti nella storia dell'umanità. Sappiamo bene, anzi, che al contrario, tutta la storia del mondo è costellata ed è basata proprio sui flussi migratori. Ma questa particolare definizione è legata agli effetti che come mai si sono presentati negli ultimi 40 anni dirompenti nella storia, nell'economia, nella cultura, nella politica del nostro pianeta. In particolare però sono gli ultimi 20 anni, quindi l'inizio del secolo XXI, quelli che hanno visto una tendenza nuova, il consolidarsi di questa, che è all'ordine del giorno nella nostra storia più recente, di questo abbinamento tra i temi delle migrazioni e i temi della sicurezza. Ecco, a partire dai fatti drammatici dell'11 settembre del 2001, i temi migratori sono entrati nell'agenda della sicurezza nazionale degli Stati, e così si assiste a un dibattito pubblico che schiaccia il ragionamento sulle migrazioni internazionali, appunto, su un approccio securitario. È proprio a partire da lì che anche la narrazione mediatica ha esacerbato questa tendenza, abbinandola a un altro trend, che è quello della spettacolarizzazione del tema migratorio. Noi siamo abituati a un racconto molto spesso monopolizzato, un racconto dei flussi migratori molto spesso
monopolizzato dalle immagini, dai filmati che anche qui schiacciano il racconto dei flussi migratori su immagini come quella che voi vedete sul vostro schermo, il barcone che attraversa il mare. Ecco, questo è il racconto certamente drammatico sul quale dobbiamo tenere sempre lo sguardo vigile, ma è un racconto assolutamente parziale di ciò che accade, di ciò che accade nell'universo dei flussi migratori, perché questa immagine tende a raccontare, cioè, tende a, a catapultare, a concentrare la nostra attenzione soltanto su una parte dei flussi migratori, che sono quelli forzati, che quelli che avvengono verso il mare, ma in realtà la gran parte delle migrazioni internazionali avviene attraversando frontiere di terra e avviene non per canali forzati, e su questi mi soffermerò tra un attimo. Ecco, nella storia degli ultimi anni noi abbiamo assistito a un racconto dei migranti come se fossero dei runner di confine, come se fossero dei campioni di dribbling alla frontiera, come masse omogenee di individui dai quali difendere noi stessi e le nostre comunità. Questo perché abbiamo identificato, l'opinione pubblica molto spesso ha identificato nella migrazione una minaccia per la sicurezza personale e per la sicurezza nazionale, e purtroppo ci sono tutti i presupposti. Ora, in questo anno, in questo ultimo anno, abbiamo perso la familiarità con questo tipo di discorso, ma ci sono tutti i presupposti purtroppo perché questo tipo di ragionamento e questo tipo di terminologie e di approcci vengano di nuovo in auge. Allora, la domanda da cui vorrei partire per provare a riflettere insieme a voi sul grido dei poveri è questa: che cosa significa migrare nel XXI secolo e chi sono davvero i migranti? Negli ultimi 20 anni, dicevo, si è creata questa sorta di ossessione della frontiera che ha in qualche modo compresso l'identità delle persone che migrano dentro una distinzione tra migranti forzati e migranti economici. I migranti forzati sono i profughi richiedenti asilo che secondo questa semantica avrebbero un qualche titolo per essere accolti, chiaramente a certe condizioni, ma sono anche le persone rispetto alle quali si è sviluppato questo approccio diffuso dell'aiutiamoli a casa loro. I secondi invece, i migranti economici, chiusi dentro questa definizione che è una diminuzio a mio parere, vengono classificati come coloro che in qualche modo potrebbero rinunciare a partire perché d'altronde si spostano soltanto per migliorare la propria condizione economica, come se questo non fosse legittimo. Quindi è chiaro come già la terminologia con cui noi siamo portati a descrivere i fenomeni migratori si basa su una grammatica di discriminazione, dove l'inclusione e l'accoglienza hanno uno spazio soltanto marginale e strettamente condizionato. Se ci guardiamo indietro e in particolare volgiamo lo sguardo alla seconda metà del secolo scorso, veniamo in contatto con una percezione dei fenomeni migratori diametralmente opposta rispetto a quella a cui assistiamo oggi, perché se pensiamo all'Europa del bipolarismo, all'Europa spaccata a Berlino, beh, in quel tempo i muri, al contrario di quello che succede oggi anche in Europa, venivano costruiti per bloccare l'emigrazione, non per bloccare l'ingresso. E dall'altro lato l'immigrazione veniva percepita come l'affermazione della superiorità dell'economia, della cultura, del paese che li riceveva. Allora quella era accoglienza, non era neanche quella l'accoglienza, perché accogliere non significa soltanto far entrare. Accogliere è un atto di solidarietà al quale la comunità va educata nel lungo periodo ed è un atto che prepara l'amicizia sociale. Non ci può essere accoglienza vera senza il presupposto della fraternità, non ci può essere accoglienza senza un progetto di amicizia sociale. Allora, per praticare l'accoglienza è necessario mettersi in ascolto di chi la chiede
E la parabola del buon samaritano nasce proprio da un ascolto, no? Perché è la risposta di Gesù al dottore della legge che gli chiede: chi è il mio prossimo? E anche noi dovremmo interrogarci in questo modo per comprendere che a bussare alla nostra porta non è una minaccia, ma è un'implorazione, non un irregolare, un clandestino, parole che hanno in sé un serbatoio di violenza, di distacco dalla vicenda umana, ma è una persona che ha una dignità pari alla nostra, ha bisogni, progetti, desideri come i nostri, che hanno poi naturalmente un diritto a essere soddisfatti e realizzati, e per i quali non esiste uno spazio di elezione, perché la terra, Francesco lo ricorda sin dall'inizio del suo pontificato, appunto è una casa comune. Questo allora significa abolire le politiche migratorie oppure liberalizzare indiscriminatamente le frontiere? No, certamente non significa questo, ma significa che è urgente utilizzare, ripensare le politiche, ripensare le frontiere secondo criteri più umani. D'altronde anche una liberalizzazione indiscriminata della frontiera non basterebbe a rimuovere la povertà dal pianeta. E quindi vengo alla domanda: chi emigra? Perché ad emigrare non sono mai i poverissimi. L'emigrazione ha un costo molto elevato, il costo del viaggio, il costo del primo alloggio, il costo della mediazione nel paese di arrivo. E non di rado i migranti si indebitano fino al collo per poter affrontare questi costi. E per potersi indebitare c'è bisogno di precondizioni che non tutti hanno. Allora i poverissimi restano ad abitare le periferie del pianeta, ed è da lì che gridano la fame, che gridano lo sfruttamento e lo sfacelo sociale. Noi allora siamo chiamati a allenare lo sguardo, allungare lo sguardo e ad allenare l'orecchio per ascoltare questo grido che viene da così lontano. Il Papa, sin dal viaggio che fece all'isola di Lampedusa nel 2008, ci ha chiesto di essere protagonisti di uno sradicamento di quella globalizzazione dell'indifferenza di cui siamo responsabili allorché sembriamo quasi anestetizzati rispetto al dolore altrui. Siamo responsabili molto spesso di un'assenza di empatia verso i nostri fratelli. Per aiutare i poveri, infatti, non bisogna soltanto aiutare i poveri, è necessario farlo con un cuore che sia come quello del buon samaritano. Si può essere sollievo per il prossimo soltanto se in lui si riconosce il fratello. Non dobbiamo erogare assistenza, ma dobbiamo farci carico dell'uomo, e questo presuppone una predisposizione completamente diversa. Il dramma dei profughi e dei migranti si consuma nel nostro vicinato e il più delle volte non ci scandalizza. Penso al Mediterraneo, il sangue che continuamente negli ultimi anni si versa nel Mediterraneo purtroppo non è bastato a risparmiarci vicende amare come quella dei porti chiusi o quella dei respingimenti. È l'assuefazione oppure uno sguardo orientato verso il mare, che come dicevo prima viene narrato a torto come la frontiera più attraversata dei migranti, dall'altro lato non ci permettono di riconoscere il baratro che si è aperto lungo la cosiddetta rotta balcanica. Solo nel 2020, secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, questa rotta sarebbe stata attraversata da circa 100.000 persone in fuga dal Medio Oriente e transitate dalla Grecia. Lì c'è un problema legato a un accordo che in teoria avrebbe chiuso quella rotta, un accordo siglato tra l'Unione Europea e la Turchia nel 2016, ma che di fatto ha soltanto aperto la strada al traffico degli esseri umani. Allora il caos generato dai palleggiamenti tra Unione Europea e paesi terzi della regione, una regione che per inciso dal punto di vista delle relazioni interetniche è tutt'altro che pacificata,
ha scatenato una enorme, drammatica crisi umanitaria, di cui noi abbiamo visto le immagini qualche settimana fa, immagini provenienti dai boschi bosniaci, dove tanti profughi sono stati costretti a cercare di sopravvivere, e abbiamo visto queste immagini in occasione di abbondanti nevicate che hanno reso le condizioni di queste persone ancora più difficili, ma da quanto tempo non ne sentiamo già più parlare? E molto spesso si tratta di questi drammi coinvolgono famiglie che hanno al seguito dei bambini. Tra luglio e novembre del 2020 l'Italia ha respinto verso la Slovenia quasi 1000 persone, in molti casi all'atto stesso del riconoscimento, quindi di fatto negando la possibilità di formalizzare la domanda di protezione internazionale. E molte di queste persone si sono ritrovate o chiuse nei centri di permanenza temporanea dei Balcani, che sono noti per il sovraffollamento e per standard di servizio assolutamente carenti, oppure respinti, costretti a sopravvivere nei boschi bosniaci da cui sono venute le immagini che abbiamo visto nelle scorse settimane. Molto spesso, dicevo prima, famiglie intere con dei bambini, e proprio questo è un tratto caratteristico e drammatico delle migrazioni dell'era contemporanea, perché a migrare non solo non sono più soltanto gli uomini capofamiglia, ma a inaugurare il progetto migratorio nel XXI secolo sono sempre più spesso le madri, le donne e purtroppo anche molto spesso dei minori. Bambini, ragazzi che talvolta viaggiano con i genitori, ma molto spesso non sono accompagnati. È una vicenda grossa, delicatissima, quella appunto dei minori stranieri non accompagnati. Allora la domanda è: cos'altro c'è da dimostrare perché gli stati più solidi economicamente si facciano carico della fragilità di quelli che non riescono a tutelare neanche il diritto all'infanzia? Il titolo del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace del 2021 era «La cultura della cura come percorso di pace», un titolo nel quale c'è già scritto tutto: la cura, impegno comune, solidale, partecipazione, un farsi carico, scrive il Papa, è disposizione a interessarsi, compassione, riconciliazione, guarigione. Il paradosso del nostro tempo è che purtroppo a volte vede anche noi cristiani non solo passivi o tiepidi rispetto al dovere dell'accoglienza, ma talvolta non protagonisti di una rivoluzione o di una correzione di un percorso di deriva, che è quello di una sorta di criminalizzazione della solidarietà. Penso alla vicenda dei respingimenti, alla vicenda dei porti chiusi, ma penso anche alla vicenda che alcuni anni fa ha favorito la disistima sociale verso gli enti del terzo settore che si occupano nelle comunità locali di accoglienza diffusa degli stranieri, dei richiedenti asilo. Noi in Italia abbiamo un sistema per l'accoglienza diffusa dei richiedenti asilo, adesso soltanto dei titolari di protezione internazionale, che è un fiore all'occhiello nel nostro sistema di accoglienza e che è un sistema molto apprezzato in tutta l'Europa, perché parlo dello SPRAR, oggi Siproimi, perché è un sistema di accoglienza ragionato per fare in modo che l'accoglienza appunto non sia soltanto un far entrare, ma sia un farsi carico dei bisogni delle persone che si trovano in una difficoltà particolare, che è quella legata alla migrazione forzata. Perché queste strutture nel nostro paese sono pensate per accogliere poche decine di persone al massimo. Sono strutture nelle quali l'accoglienza non è soltanto il posto letto e il pasto, ma l'accoglienza è pensata come un percorso di educazione, un percorso di inserimento sociale, un percorso di inserimento nella comunità accogliente, nella comunità ospitante.
Non a caso gli SPRAR sono sorti in larga parte nelle aree interne del nostro paese, che sono aree notoriamente afflitte dai problemi dello spopolamento e dell'abbandono. Quindi questo tipo di rete che è nata nei territori più fragili del nostro paese dà delle risposte e ci dice che l'accoglienza può essere una virtù, che l'accoglienza può aiutare, può far scoprire nuove vocazioni territoriali e che l'accoglienza può fare del bene al nostro paese. Non è soltanto è uno sguardo rivolto all'altro, ma anche il contributo che l'altro può dare alla comunità che lo ospita. Allora, purtroppo però questo sistema nell'opinione pubblica di molte comunità ancora non riesce a decollare, non riesce a ottenere una stima così come meriterebbe, perché sono tanti i pregiudizi legati alla fatica di identificare in chi pratica l'accoglienza il buon samaritano anziché il lucratore. Abbiamo sempre lo sguardo diffidente. Il buon samaritano è diventato un buonista. È una parola questa usata e abusata negli ultimi anni, cioè un ipocrita che persegue l'ortodossia senza aver però promosso una conversione dello spirito. Allora è responsabilità di noi cristiani riabilitarlo, questo buon samaritano, rendendolo credibile attraverso la nostra vita, ed è questo il dovere della testimonianza che, come il Papa ha scritto nella Fratelli Tutti, è un aprirsi al mondo. Non ci sarà un mondo nuovo senza una risposta equa al problema dei flussi migratori, non ci sarà mai pace finché non riconosceremo nei migranti e nei poveri dei fratelli a cui tendere la mano. Il tema delle migrazioni è strettamente legato a quello della sostenibilità. Il Papa non ragiona mai, lo ricordava Padre Francesco poco fa, non ragiona mai dell'uno senza richiamare anche l'altro. E effettivamente non avremmo nel mondo oltre 300 milioni di persone costrette a lasciare la propria terra se non esistessero delle voragini tra le condizioni sociali ed economiche delle comunità umane insediate nel pianeta. La globalizzazione infatti ha rafforzato un modello produttivo che genera benefici soltanto per delle minoranze e abbandona alla povertà popoli interi. Basta guardare ai ritmi del consumo, agli stili dell'approvvigionamento energetico nelle società del nord del mondo. Purtroppo la nostra economia è un'economia ancora rapace, è un'economia che ha ancora tanto da fare perché non si affamino i poveri per saziare i ricchi. E questo sistema va cambiato, è un sistema che va cambiato subito, e il Papa su questo ci scuote perché ci invita a essere responsabili di questo cambiamento non soltanto nella nostra vita privata. Quello certamente è fondamentale e indispensabile, dobbiamo cambiare la rotta delle nostre scelte. Allora, per favorire la sostenibilità è necessario cambiare stile di consumo, acquistare in maniera responsabile, acquistare in maniera razionata, preferire prodotti eco-friendly, prodotti rispettosi dei diritti dei lavoratori. Ma il Papa ci dice che per cambiare rotta è necessario, oltre alla dimensione privata, essere responsabili, diceva Padre Francesco prima, prendere posizione, perché anche la politica sia trasformata da una passione vera per un nuovo progetto di Stato. Uno Stato che sia capace di rifondare le nazioni sul pilastro della fraternità, uno Stato che si faccia carico dell'educazione della comunità alla fraternità. E non è qualcosa che si fa in una campagna elettorale, è qualcosa che richiede tempi lunghi, perché, come scrive il Papa, la società sempre più globalizzata è vero che ci rende più vicini, ma questa vicinanza è soltanto una vicinanza funzionale, ci rende vicini ma non ci rende fratelli. È una globalizzazione della solidarietà quella che invece ci deve impegnare. E allora, a questo proposito, voglio concludere con un pensiero appuntato sul taccuino di Vittorio Bachelet del 1964.
Quello che ci sarà chiesto è se abbiamo fatto del bene ai fratelli. Quanto male si può fare a un'anima con la polemica assiosa contro gli uomini? Quanta gente con il nostro buon garbo butteremmo di là? Bisogna ricordarsi di non identificare mai se stessi o i propri interessi o anche le proprie idee con il bene comune. Grazie. Grazie di cuore anche a Nadia Matarazzo, una voce giovane, competente, sensibile, che è riuscita a gestire nel poco tempo disponibile un tema così complesso e spinoso, offrendoci una chiave davvero in sintonia con la prospettiva autentica e non fuorviante del buon samaritano. Andiamo avanti nel nostro percorso. Adesso la parola è a Lorenzo Caselli, l'economia e il lavoro. Lorenzo Caselli, vicepresidente del Consiglio Scientifico del Bachelet, voce storica dell'Istituto Bachelet, economista emerito dell'Università di Genova e studioso dei temi dell'economia e del lavoro da sempre. Grazie. Mai come in questo momento ci rendiamo conto che l'economia è tanto invadente quanto impotente di fronte ai problemi che sono sul tappeto e che lei stessa ha contribuito a generare. La logica del sempre di più delle stesse misure va incontro a pericolosi effetti di rigetto. Pensiamo alle politiche di austerity, dove il rimedio era peggiore del male. A partire dal 2008 siamo passati da una crisi finanziaria ad una crisi economica produttiva che si è trasformata in crisi occupazionale. Questa è diventata poi sociale ed umana fino ad investire l'ambito della politica e della democrazia. La pandemia ha dato poi il colpo finale. Nel corso di questi anni si è consolidata la tentazione di risolvere la complessità delle situazioni in nome della forza, sia direttamente sia indirettamente attraverso l'accordo chiuso degli interessi predominanti. E il più forte può avere i nomi più diversi: oligarchie finanziarie, concentrazioni mass mediatiche, poteri tecnocratici, ideologie contrabbandate come verità indiscutibili, il neoliberismo. Scrive Papa Francesco al punto 32 della Fratelli Tutti. Oggi la tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. È aumentata da un lato l'area degli scarti e dall'altro è aumentata l'area dell'indifferenza, della rassegnazione, di una impotenza presunta. Sulla strada che da Gerusalemme scende a Gerico passiamo oltre senza guardare chi sta peggio di noi, chi è ferito e lacerato. I numeri hanno finito per prendere il posto degli uomini e delle donne in modo particolare, specie dei più deboli e quindi bisognosi di stato sociale. Il dramma del lavoro esprime emblematicamente tutto ciò. Tra lavoro che non c'è, che si perde, che è aleatorio, che non ti consente di arrivare alla fine del mese, e le esperienze dei vari soggetti, si sono realizzate fratture preoccupanti, quasi di tipo ontologico. E nel contempo si sono sviluppati fenomeni di frantumazione, di isolamento e di esclusione. E i giovani sono i più colpiti in modo particolare. Basta pensare ai numeri dei giovani che non studiano, che non lavorano, che non fanno tirocinio, i famosi NEET. La pandemia ha amplificato l'area della povertà, alimentando ulteriormente le diseguaglianze, come emerge in maniera emblematica
dall'indagine straordinaria della Banca d'Italia sulle famiglie italiane. Indagine del 2020. E allora diciamo che l'economia va profondamente ripensata, va per così dire rilegata alle persone, alle società, a partire da alcuni dati di fatto, vorrei dire da alcune verità elementari. Ne richiamo semplicemente due per motivi di tempo. Il mercato non soddisfa i bisogni, bensì la domanda fondata sul potere d'acquisto. E allora abbiamo assistito alla crescita del superfluo, dell'inutile, mentre bisogni fondamentali di civiltà sono rimasti totalmente inevasi. E a questo proposito Papa Francesco ha delle parole dure, laddove fa riferimento a un ipersviluppo dissipatore e consumistico. Aggiungo a questo proposito alcune parole di Stiglitz, questo premio Nobel, sempre stimolante e interessante. Ci dice: viviamo in un mondo in cui enormi bisogni rimangono insoddisfatti. Mancano investimenti che facciano uscire i poveri dalla povertà, che promuovano lo sviluppo nei paesi meno sviluppati, che adeguino l'economia globale alle sfide poste dal riscaldamento della terra. Contemporaneamente abbiamo ampie risorse inutilizzate e la disoccupazione è il fallimento peggiore, la fonte di inefficienze più grave, oltre che una delle cause principali delle diseguaglianze. Ed ecco allora la seconda verità elementare che vorrei richiamare. Il lavoro è la chiave di volta. Sviluppo e lavoro devono essere assunti in termini contestuali. Il lavoro non è un qualche cosa che viene dopo, come portato, come conseguenza. Al contrario, un elemento coessenziale, al pari di altri fattori di cui si parla in continuazione, l'innovazione, la qualità, la creatività. Ma questi fattori trovano proprio il loro radicamento nella persona. E allora investire, dare fiducia alle persone non è un costo da minimizzare, ma una grande opportunità. E allora, da questo punto di vista, possiamo dire che l'economia chiede oggi umanizzazione e trascendimento etico, laddove all'etica si attribuisca il significato non tanto e non solo di regole di comportamento, quanto di dimora, l'etica come dimora, ovvero come recupero di senso in ordine al produrre, al lavorare, al consumare, al vivere. Qual è il senso sottostante? E allora, da questo punto di vista, abbiamo bisogno di un'economia multidimensionale, capace di prendere in carico i diversi aspetti della vita. Un'economia dinamica e coevolutiva con il mondo nel quale si iscrive. E ovviamente un'economia a servizio dell'uomo e non padrona del suo destino. E in economia più strade sono possibili. Sono possibili. Non c'è un pensiero unico. In economia più strade sono possibili. I problemi non hanno una e una sola soluzione. C'è spazio quindi per l'impegno responsabile dei soggetti, per la loro progettualità, per il loro prendersi cura degli altri, a partire dai più deboli. C'è spazio per un'economia che nasce dal basso, fortemente radicata nella società civile, un'economia capace di contaminare lo Stato e il mercato.
le molte esperienze, anche padre Occhetto faceva riferimento, le esperienze del mondo cooperativo, del volontariato, del terzo settore, questo buon samaritano, delle imprese sociali, del commercio equo e solidale, del microcredito, della finanza di impatto, del consumo responsabile, dell'economia di comunione, delle cooperative di comunità per rigenerare territori marginali, ma anche le esperienze di talune imprese profit che sono impegnate in progetti di responsabilità sociale e ambientale che portano avanti politiche di welfare, ci dicono che le frontiere dell'economia e del mercato possono essere allargate nella prospettiva del bene comune. E allora in quest'ottica si capisce l'affermazione di Papa Francesco al punto 123 della Fratelli Tutti, che gli imprenditori possono essere e sono anche un dono di Dio. In quest'ottica il lavoro diventa perno di una convivenza solidale, amicale, fraterna, una convivenza tra persone che operano per accrescere le risorse disponibili, materiali e immateriali, la conoscenza in modo particolare, nella prospettiva però di una loro più equa distribuzione, nel rispetto e nella valorizzazione e nella cura dell'ambiente e delle generazioni future. Così operando, il lavoro non è più fine a se stesso, ma diventa momento di un cammino dotato di significati più ampi, più ricchi, affidato ad una realizzazione antropologica nella quale possono coesistere ragioni di utilità e le dimensioni di un bene comune il più ampio possibile. E in quest'ottica efficienza, il bene va fatto bene, insomma, efficienza, giustizia, partecipazione, solidarietà, che sono poi ingredienti concreti della fraternità, che è molto di più dell'essere soci e che è molto di più della fratellanza. Ebbene, questi ingredienti non possono più essere separati e in maniera crescente si pongono come condizione per la sostenibilità dello sviluppo. Rispettare l'ambiente è anche alla lunga conveniente. Non ce ne dobbiamo scandalizzare. Il coinvolgimento dei lavoratori, dei consumatori, dei cittadini è essenziale per il successo delle stesse iniziative economiche. Senza regole del gioco, trasparenti, affidabili, anche la funzionalità del mercato viene meno. La solidarietà, poi, fraterna, crea le premesse perché abbiano a dispiegarsi le potenzialità di ciascuna persona e di ciascun gruppo sociale, perché sia possibile l'accesso più largo ai beni e ai servizi di base nell'interesse del maggior numero di soggetti e nel rispetto delle generazioni future. E allora, di fronte ad una crisi sempre più pervasiva e incidente, si impongono grandi mutamenti culturali, l'assunzione di criteri di giudizio diversi da quelli ordinari. Gli ultimi, i poveri, in un'ottica di globalità e di interdipendenza, diventano chiave interpretativa del vivere sociale e anche del nostro essere Chiesa. Gli ultimi hanno bisogno dei primi, i primi hanno bisogno degli ultimi. Gli ultimi hanno bisogno della imprenditoria, della competenza, della scienza, dell'abilità dei primi. E i primi a loro volta hanno bisogno degli ultimi per trovare un senso alle loro ricchezze.
perché l'accumulo fine a se stesso non genera una nuova qualità della vita, ma una cultura di disperazione. Certo, di fronte allo sviluppo della scienza, della tecnologia, e dobbiamo dire che innovazione e trasformazione dei sistemi rappresentano una discriminante ineludibile per le moderne società industriali e post-industriali. Non pensiamo a società silvopastorali. O di verificare se lo sviluppo e la crescita debbano necessariamente ed esclusivamente poggiare sugli squilibri, sulle diseguaglianze che il gioco economico-finanziario inevitabilmente rafforza, con la conseguente distinzione e selezione tra vincitori e vinti, oppure se lo sviluppo e la crescita, nella misura in cui sono autentici, non possono invece trovare stimolo e innesco nella solidarietà creatrice fraterna, con l'inserimento dei processi di cambiamento in una prospettiva comunitaria, con la diffusione di valori di comunicazione, di dialogo, di apprendimento, di cooperazione, di cura, di valorizzazione di tutte le risorse. Questa è la grande scommessa di Papa Francesco. E allora vado a concludere. Sulla scena del mondo non ci sono problemi settoriali, ma interdipendenti. Tutto si tiene. Diritti umani e sociali, ambiente, educazione, sviluppo, scambi commerciali, salute, conflitti, instabilità, sono altrettante tessere di un unico mosaico, o meglio di un unico poliedro, sul quale si gioca la possibilità di una buona società in cui vivere a scala globale. Il sapere scientifico-tecnologico, la comunicazione, la rete, ma anche la paura di processi incommensurabili in termini di rischio, e non è solo la pandemia, quasi per assurdo unificano in comunità la globalità degli uomini, con la loro storia, con la loro cultura, con le loro appartenenze. Lotta alla povertà e sviluppo sostenibile, come evidenzia la Laudato Si, sono le due facce della stessa medaglia. L'ambiente umano e l'ambiente naturale si degradano insieme o si salvano insieme. Qui sta il punto di forza di cui ha bisogno la leva della razionalità, sia per capovolgere situazioni di ingiustizia, di esclusione, che non possono più essere accettate al livello della comunità mondiale, sia anche per cogliere e valorizzare tutte le potenzialità del bene condiviso. Papa Francesco ci spinge e ci incoraggia con queste parole. Non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all'estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi. Grazie. Grazie molte anche a Lorenzo Caselli per questo intervento in cui ci ha proposto una lettura di Fratelli Tutti, Laudato Si, nella logica di umanizzare l'economia e il lavoro con la lotta alla povertà e una prospettiva di sviluppo sostenibile. Ora tocca a Rosi Bindi, di cui non è necessario dir molto, salvo richiamare il suo stretto legame personale anche con Vittorio Bachelet e il suo ruolo a suo tempo anche di vicepresidente nazionale dell'Azione Cattolica, prima di assumere rilevanti responsabilità a livello politico e istituzionale come parlamentare europea, nazionale, ministro, presidente della Commissione Antimafia. A lei la parola.
Buongiorno a tutti e grazie, grazie per questa bella mattinata e grazie per tutti i contributi preziosissimi che abbiamo già ascoltato e io spero, oltre che di restare nel tempo, di non impoverire tanta ricchezza con le poche parole che vorrò condividere con voi. Ma io, partendo anche dalla bella presentazione che ci ha fatto padre Occhetta, sia della Laudato Si che della Fratelli Tutti, invitandoci soprattutto in questa seconda a tenere uniti i tre cerchi concentrici, quello che riguarda l'aspetto più strettamente spirituale evangelico, quello culturale, antropologico e quello politico, incomincerei con il dire che le encicliche del Papa al quale facciamo riferimento, di Papa Francesco, giustamente indicate secondo la gerarchia delle fonti come al vertice del magistero papale, ci offrono e ci invitano a creare nel mondo, a partire dalla nostra vita, dalla conversione della nostra vita, un nuovo paradigma che ha radici autenticamente evangeliche. Ecco, io vorrei partire da qui, anche perché, come tutti noi credo, ricordiamo le omelie di Papa Francesco durante il primo lockdown, la mattina alle 7 nella messa di Santa Marta, e quando ci invitava, come ci invita nelle omelie, ma come ci invita anche nelle encicliche, a porre i poveri al centro, a farci carico delle fragilità, a piegarsi secondo lo stile della cura sui nostri fratelli, a condividere in uno spirito di autentica fraternità, ebbe a dire, commentando la pagina del Vangelo che dice «I poveri li avrete sempre con voi», dice: «Questo non è comunismo, è Vangelo». È perché leggo il Vangelo che vi dico queste cose, perché sono scritte nel Vangelo, non sono scritte in altrove. Ecco, io credo che noi dovremmo leggere così le encicliche del Papa. Le linee politiche, antropologiche che sono contenute, ed economiche che sono contenute nelle sue encicliche, hanno radici evangeliche. Come tali, io credo che come credenti non possiamo considerarle una semplice esortazione oppure declassarle a un'impostazione ideologica e culturale, ma tracciano invece un vero percorso che noi dobbiamo compiere, di cui dobbiamo essere protagonisti e anche sollecitatori in questo mondo. Mi vengono in mente gli scritti giovanili di Vittorio Bachelet e mi viene in mente anche le radici della scelta religiosa, che appunto sono le radici evangeliche, il seme buono, no? Al quale più volte ci ha richiamato, che va gettato quando l'arato della storia rivolta profondamente le zolle della terra, come il tempo che stiamo vivendo sicuramente. Ma se dovessi anche trovare un laico in qualche modo cristiano, anticipatore del contenuto delle encicliche di Papa Francesco, a me viene in mente Giorgio La Pira. Mi viene in mente Giorgio La Pira che, commentando la parabola degli operai dell'ultima ora, in qualche modo vi vede teorizzata la teoria della prima occupazione, della piena occupazione. Mi viene in mente la sua polemica nel commentare la parabola del Samaritano con il secondo sturzo, quello che rientra dagli Stati Uniti d'America dopo l'esilio,
e al quale dice: scese da cavallo e non si chiese se il suo intervento di presa in carico della vittima dei briganti fosse neoliberismo o fosse statalismo. Scese da cavallo e si prese cura di chi era incappato nei briganti. Se si fosse messo a riflettere se era una teoria liberista o una teoria statalista il prendersi carico del fratello, probabilmente le ferite avrebbero finito per provocare la morte di chi invece poi fu curato e fu restituito pienamente alla vita. Ecco, io credo che sia una strada tracciata così, quella di Papa Francesco, e noi credo che dobbiamo prenderla sul serio. Probabilmente, anzi, sicuramente non c'è una teoria economica e un progetto politico pronto, forse c'è da costruirlo. Abbiamo sentito già molti mattoni di questo progetto, ma io credo che noi dobbiamo muoverci così. E non a caso, al punto 32 dell'enciclica, il Papa della Fratelli Tutti, richiamando ciò che la pandemia, il Covid-19 al quale ci sta inchiodando, ci ricorda che appunto noi siamo chiamati ancora una volta a chiederci chi è il nostro prossimo, e cioè chi sono coloro ai quali noi dobbiamo farci prossimi, e naturalmente in questa visione ci impegna a rompere le frontiere, sia quelle politiche che quelle geografiche, che quelle etniche, religiose, culturali. Ecco, davanti a tanto dolore noi siamo inchiodati a quella scelta che nel punto 67 ci dice: tu sei per l'inclusione o per l'esclusione? Non c'è una via di mezzo. O tu passi oltre e non ti curi nell'indifferenza, oppure tu ti fermi e ti prendi cura della persona. Lo fai insieme agli altri, e se lo fai da solo, ci dice al numero 180, compi un gesto personale che devi compiere, che ti è richiesto, ma se lo fai insieme agli altri tu fai politica e metti in atto della carità politica. Vorrei qui rileggere: qualunque impegno in tale direzione diventa un esercizio alto della carità, perché un individuo può aiutare una persona bisognosa, ma quando si unisce ad altri per dare vita a processi sociali di fraternità e di giustizia per tutti, entra nel campo della più vasta carità, della carità politica. Ecco, io credo che noi siamo chiamati ad organizzare, secondo la carità politica, un nuovo paradigma, perché ci è chiesta una conversione personale, ci è sicuramente chiesto di prendere iniziativa e di realizzare progetti condivisi. Padre Occhetto ha fatto un lungo elenco della vivacità delle realtà locali che sono oggi presenti nel nostro paese, che sono nate anche sulla spinta della Laudato Si. In questa enciclica c'è un invito al valore della sussidiarietà molto forte. Niente può essere calato dall'alto, però c'è un appello alla politica che deve organizzare una società nella quale davvero al centro siano posti quelli che io chiamerei i beni comuni. Ecco, nasce da qui naturalmente la visione dello stato sociale che è contenuto in questi documenti del Papa. E qua siamo sicuramente oltre ogni forma di assistenzialismo, lo ricordava molto bene prima il nostro economista, siamo oltre ogni forma di assistenzialismo, perché al centro c'è la dignità del lavoro, perché la nostra Costituzione dice che devono essere create le condizioni perché ciascuno possa dare alla comunità il proprio contributo.
ma noi siamo anche chiamati, secondo l'amore politico che è al punto 180, ad organizzare appunto una società nella quale quei beni essenziali per la persona siano davvero garantiti a tutti come beni comuni. E allora io non posso non fare accenno in questo momento, anche per la pandemia, al grande capitolo che è rappresentato dal bene salute e dal sistema sanitario. Non c'è altra strada, perché se la salute è un bene comune, che i nostri costituenti ben avevano individuato in quell'incrocio tra diritto fondamentale della persona e interesse della comunità, la salute è un bene che non mette mai in conflitto l'individuo con la comunità e per questo è il paradigma del bene comune. Questo bene comune può essere assicurato solo ed esclusivamente da un sistema sanitario che esso stesso sia bene comune. Ecco perché, superando ogni forma di assistenzialismo e puntando invece a creare le condizioni perché ciascuno sia protagonista anche del proprio bene salute, secondo l'esercizio responsabile degli stili di vita, dei fondamentali della salute, ecco, spetta davvero all'amore politico organizzare e assicurare un sistema sanitario che garantisca a tutti il bene salute come bene comune. E non c'è altra strada se non quello dei sistemi sanitari pubblici, se non quello di dare piena attuazione delle riforme di fine anni 70 e delle riforme di metà anni 90, che hanno bisogno di essere inverate in questa realtà. Potrei soffermarmi sulle carenze del nostro sistema sanitario che sono emerse non solo perché la pandemia ci ha colto tutti di sorpresa, ma perché ha messo in evidenza carenze strutturali. Pensiamo al sottofinanziamento, pensiamo ad un federalismo non adeguatamente governato e armonizzato, pensiamo alla mancanza di personale, pensiamo soprattutto alla rottura del modello della cura, che è appunto quello dell'integrazione, della presa in carico, pensiamo alla logica del mercato che si è insinuata e che continua ad insinuarsi progressivamente dentro i sistemi sanitari moderni, anche quello nostro, che per quanto finanziato prevalentemente dalla fiscalità generale sta facendo esplodere la spesa privata proprio per aver introdotto regole di competizione dentro il sistema sanitario. Ma lasciatemi dedicare gli ultimi minuti a quella che io considero una vera e propria emergenza. E siccome noi abbiamo dato vita oggi, in quest'ora sta giurando il nuovo governo e siamo, penso, tutti noi convinti che questo governo sarà più forte in Europa, ecco, io credo che la prima cosa che potrebbe chiedere il nostro governo in Europa è quella di superare il brevetto per i vaccini. Perché la campagna di vaccinazione è sicuramente un problema di organizzazione e di logistica. Riguarda sicuramente il coinvolgimento del personale e il superamento di ogni negazionismo. Ma se noi siamo così indietro e se rischiamo di non raggiungere l'obiettivo della immunità di popolo al quale tutti noi auspichiamo in Italia come in Europa, la strada maestra vale per quello che ha detto Caselli sul rapporto tra economia e lavoro. Questi modelli economici finiranno e finanziari finiranno per mortificare i sistemi sanitari pubblici di scuola, di sanità, di istruzione, di cultura, se non interverremo nelle regole che stanno al fondamento purtroppo oggi della nostra convivenza. Come si può pensare che sia sottoposto alla legge dei brevetti e che quindi non abbia la liberalizzazione? La produzione di un bene fondamentale che peraltro è stato finanziato nella ricerca e nella prima produzione nei confronti delle case farmaceutiche. Ecco, io credo che i richiami del Papa alla vaccinazione per tutto il mondo, per tutti i popoli,
non soltanto per l'Europa, e non fosse soltanto un invito, diciamo, a una solidarietà caritatevole, è un invito ad incidere nelle normative che oggi impediscono tutto questo. Allora io, come primo atto da questo governo, mi aspetto una forza in Europa che costringa la comunità europea eventualmente a rimborsare altre spese alle case farmaceutiche, che peraltro hanno già avuto abbondanti finanziamenti per la ricerca del vaccino, ma che liberalizzi la produzione del vaccino, perché questo è l'unico modo perché ci sia davvero la vaccinazione che assicura a tutto il mondo la possibilità di superare questa pandemia. Ecco, io credo che queste cose nella Fratelli Tutti ci siano scritte, e se non ci sono dettagliate, io penso che tocchi a noi, secondo quel legame stretto di cui il Papa ci indica e che la Pira, a mio avviso, ha realizzato nella sua vita, tra la parabola evangelica e l'organizzazione della nostra vita sociale. Grazie Rosy per questo tuo contributo, come al solito contrassegnato da una forza morale, da una grande lucidità e concretezza. Credo che si è riuscita proprio a sintetizzare cosa fare anche in questa condizione di pandemia, se vogliamo essere coerenti con le indicazioni di Papa Francesco. L'ultimo intervento previsto è quello di Luigi Fusco Girard sulla custodia del creato. Luigi Fusco Girard, docente di urbanistica all'Università Federico II di Napoli, studioso da sempre dei problemi non solo degli assetti urbani e le politiche dell'ambiente, ma di tutto ciò che in qualche modo si collega anche alla prospettiva dello sviluppo sostenibile. Quindi a lui la parola per concludere la nostra tavola rotonda. Ok, grazie, mi sentite? Sì. Ah, benissimo. Allora, io penso di organizzare così questa riflessione. Innanzitutto vi ringrazio a tutti quanti di questo invito. Dunque, mi sembra che il problema sia il seguente: come non rimanere indifferenti nei confronti di questi processi di degrado crescente, veloce, accelerato della creazione e di tutto ciò che esso comporta. E che significa sostanzialmente oggi prendersi cura della creazione? Quindi vorrei fare tre punti. Il primo punto è lo status quo. Cosa c'è in giro? Secondo punto, qual è l'immagine di futuro desiderabile? Quali sono i modelli di riferimento? Cosa si dovrebbe fare? Ecco. E il terzo punto è come, con quali scelte, ridurre la distanza tra lo piano dello status quo e il piano del desiderabile, del dover essere. Con quali scelte, che significa anche con quali strumenti? Senza strumenti non possiamo trasformare i principi in azioni. E insisterò molto su queste scelte che vanno oltre l'individualismo oggi trionfante di matrice economicistica, perché la razionalità economica tradizionale ha, come diceva Schumpeter, no? Ha in fondo offerto un modo di ragionare diffuso, non solo economico, ma diffuso tra la gente. E l'uomo economico non è malevolo, non è malvagio, non è nemmeno benevolo, è semplicemente indifferente. Questo è l'homo economicus. E questa matrice, questa immagine dell'uomo economicus oggi è in totale, e cercherò di dire quali sono i segnali, in totale discussione. Le scelte, come diceva Padre Occhetto, con cui dobbiamo cercare di comporre opposti. C'è un grande economista che scrisse Piccolo e Bello, Schumacher, che disse le vere scelte della vita sono quelle in cui occorre comporre opposti conflittuari. Le altre scelte non sono scelte. Questo è il vero problema delle scelte. Guardate, io voglio insistere su un fatto, che ci troviamo in un momento, oggi, molto, ma molto interessante. Perché le cose che sto dicendo in questo momento, stiamo dicendo in questo momento, si vanno a collocare in un contesto assolutamente nuovo, dinamico, in cui le linee di una nuova economia non sono soltanto aspirazioni di alcune minoranze,
ma stanno diventando concreti riferimenti nei grandi santuari delle business school più avanzate in tutto il mondo. Questo è una cosa molto importante, perché questo sta cambiando, diciamo, e cambia le possibilità di diventare, diciamo, capaci di operatività. Si sta oggi domandando in questi santuari, dalla Business School di Howard, insomma, quale futuro desiderabile per garantire prosperità economica, ma nei limiti delle soglie ecosistemiche e in modo da garantire una riduzione delle diseguaglianze e una lotta alla povertà. Perché? Perché siamo arrivati a un punto critico, e questo è interessantissimo. La pandemia ha determinato la percezione diffusa anche in questi santuari, ma anche nei santuari del mondo finanziario, del mondo economico, che siamo a un punto critico, a un punto di svolta epocale che ha a che fare con il futuro delle generazioni e delle generazioni future. C'è un ultimo rapporto, diciamo dopo, dell'IPCC, in cui si mette a fuoco che le scelte che si faranno in questi 10 anni avranno delle influenze per tutto il secolo. Dunque, allora, al primo punto, lo status quo. Sentite, lo status quo è un po', lo sintetizzo in questo: c'è un squilibrio crescente tra gli ecosistemi auto-organizzativi della creazione e gli strumenti, i sistemi economici produttivi costruiti dall'uomo. Questo squilibrio, questo conflitto rende sempre più inabitabile la Terra, sempre più difficile il rapporto tra uomo ed ecosistema, sempre più insidioso, e rimane sempre più attuale il messaggio di Francesco, di San Francesco, quando tanto tempo fa evocava in anticipo una simbiosi tra umanità e creazione. Che significa una simbiosi? Una circolarità tra l'umanità e la creazione, la natura, i processi naturali, i processi evolutivi naturali. Il cambiamento climatico sta rendendo la Terra sempre più inabitabile, si sta combinando con il formidabile inquinamento. Ripeto, c'è questo numero dell'IPCC, che è l'organismo internazionale che si occupa di riscaldamento climatico, che dice, sottolinea, l'ultimo rapporto però per le istituzioni pubbliche, dice praticamente questo riscaldamento porterà, testuale, sto traducendo, un periodo che andrà da secoli a millenni di persistenza degli effetti e potrà causare cambiamenti a più lungo termine. Ecco, noi non facciamo altro che leggere, a parte l'IPCC, ogni giorno sui giornali, questi sono stati i mesi in cui l'aumento della temperatura, non lo so, le estati più calde, la concentrazione di CO2 è andata aumentando velocemente, c'è il rischio che il permafrost della Siberia rilasci CH4, che è molto più impattante di CO2, e insomma stiamo assistendo a questa, diciamo, serie di notizie di perdita della biodiversità. E collegate anche con questa informazione che dal 1970 a oggi la quantità di risorse estratte dalla Terra è triplicata. E questo sta comportando, l'insieme di queste cose, una serie di impatti, per esempio la perdita di specie viventi, la perdita di biodiversità. E gli ultimi studi dicono che la causa di tutta questa cosa per l'80% è dovuta a questi 3 settori. Uno, l'uso del territorio in agricoltura, ma non solo in agricoltura. Due, il modo con il quale viene vissuto l'ambiente costruito e le sue infrastrutture. Tre, il modo con il quale ci si garantisce in termini energetici e in modo con i quali si procede l'industria estrattiva. L'80% di questi 3 settori è responsabile di questo processo di degenerazione veloce e progressiva della ricchezza, e sta determinando questo fatto, insieme con l'inquinamento e il cambiamento climatico, una perdita veloce della biodiversità.
la salute, la sanità, e insomma vediamo che le nostre città sono diventate sempre più inquinate. Le città sono il luogo in cui si consuma la massima quantità di energia e quindi si producono le massime quantità di inquinamento e anche di impatti climalteranti, con milioni di morte premature, ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nell'ultima rivista del 2021, insomma, Lancet 2021, e coinvolgendo anche nelle nostre realtà le città della pianura padana, che Torino, Milano, Bergamo, Vicenza e quant'altro, e senza contare poi alla quantità di siti inquinati che noi in Italia abbiamo, sono circa 12.500, con tutti i casi di danni alla salute che finalmente anche la magistratura sta riconoscendo con le recenti sentenze e con le recenti posizioni della magistratura anche in Campania per quanto riguarda i 3.000 circa siti illegali di rifiuti. Dunque, che cosa sta determinando tutto questo? Sta determinando un aumento delle malattie infettive di tipo non crescente, ma crescente più che linearmente, crescente tendenzialmente in maniera esponenziale. Questo non lo dice soltanto il WWF, non lo dice soltanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo dicono anche quelle associazioni di tipo economico e imprenditoriale come il World Business Council for Sustainable Development di Ginevra o il World Economic Forum. C'è un rapporto del World Economic Forum che si chiama, uno degli ultimi rapporti, ultimissimi rapporti, di Future of Nature and Business. Cioè ci si sta rendendo conto che non si può più fare business con i modelli convenzionali. E il Covid ha dato una botta tremenda a questa tesi, che prima era una tesi di minoranza, adesso sta diventando una tesi sempre più condivisa. Perché? Perché il rischio di un collasso ecosistemico della natura entra nei rischi dell'imprenditore. E questa è una novità notevole da cui tenere presente, perché ci si sta finalmente allontanando da quel modello di economia lineare che un po' è la causa, è stato il modo con il quale produrre ricchezza. Non so se si possono proiettare delle immagini che avevo, delle diapositive, non lo so se la segreteria poi, comunque, se non si possono proiettare tanto... continua lo stesso. L'economia lineare, diciamo, è stata un po' il modo con il quale si produce ricchezza in maniera convenzionale, generando contemporaneamente povertà ecologica e povertà sociale, come Taranto, Priolo, Porto Marghera, ma tanti casi in Italia ci stanno a dimostrare, gridando, ma questo è industrializzazione o è una maschera dell'industrializzazione, con questa perdita di biodiversità che sta creando danni alla salute e minacce agli ecosistemi. Ecco, Covid ha accelerato questa percezione, l'ha accelerata moltissimo e sta determinando la percezione che c'è una comune origine uomo, ecosistema e un comune destino. Che siamo, ecco qua, la prima immagine, esattamente, grazie mille. Questa è l'immagine tradizionale dell'economia lineare, no? Che ha determinato proprio questo tipo di logica, no? I rifiuti vanno, prendiamo la natura e scarichiamo sulla natura. I rifiuti non sono una questione dell'impresa, sono una questione che riguarda altri significa la società, significa le istituzioni pubbliche, eccetera, eccetera. Oggi questa cosa sta in crisi perché? Perché finalmente ci si sta rendendo conto che occorrono nuovi modelli di business che sono di tipo altro, di tipo non lineare, ma sono di tipo circolare. Perché? Perché il futuro anche del mondo degli affari è collegato con il futuro di questi equilibri ecosistemici che sono, si è scoperto, molto fragili. Ora, mi piace tradurre testualmente una frase di un ultimo rapporto dell'Unione Europea. Che cosa dice questo rapporto? Che la mainstream economics, cioè l'economia convenzionale, è divoratrice di risorse naturali, virgola, socialmente divisiva, virgola, e ostile dal punto di vista ambientale. Mi piace leggere un passo di un articolo della Harvard Business School, sempre del 2020,
che dice occorre rimmaginare, reinventare il capitalismo. Questo è un imperativo, perché dobbiamo creare un modo più inclusivo e più sostenibile di organizzazione economica per produrre la ricchezza, affinché, e questo è interessantissimo, affinché ci sia un gioco a somma positiva che veda un profitto per l'impresa, un profitto per la società e un profitto per la natura, per l'ecosistema, per la creazione. Cari amici, questa è la nuova economia che sta nascendo. Mentre noi stiamo parlando, le cose stanno andando avanti in questa direzione molto, molto, molto più velocemente. C'è un rapporto da Sgutta del 2 febbraio del 2021, cioè di 10 giorni fa, che ha la stessa importanza del rapporto Stern, che denunciava gli impatti del cambiamento climatico di qualche anno fa. Sono 600 pagine che io invito a leggere, li trovate su internet, in cui si snoda la nuova posizione dell'economia nei confronti del mondo della natura, in cui si cerca di mettere a fuoco cosa significa l'interdipendenza tra uomo, società, economia e natura, e come aumentare la prosperità nei limiti delle soglie ecosistemiche, riconoscendo che i valori prodotti dall'economia trovano il loro fondamento non nell'economia, ma fuori dell'economia, nell'ecologia, come già aveva scritto Herman Daly, il Sarah Gelding, vicepresidente della Banca Mondiale, ma erano rimasti sostanzialmente in minoranza e quindi inascoltati. Covid ha fatto vedere che queste erano previsioni per evitare prossime future pandemie, di tutti i tipi. Ecco, quindi la direzione verso la quale sta andando questa economia oggi, ripeto, interessantissimo questo rapporto da Sgupta del 2 febbraio 2021, è un'economia ecologica. Questa economia ecologica che significa economia fondata sulla natura, nature-based, e in cui, ecco, il mondo dell'economia riscontra la possibilità di nuove opportunità, anche alla luce dei costi che Covid sta determinando, grazie a Dio, ma soprattutto, ecco, questo è interessante, riconoscendo il valore della natura. E il valore della natura è dovuto a che cosa? Beh, è dovuto innanzitutto ai valori di scambio, perché la natura offre, diciamo, materiali per l'industria farmaceutica, cosmetica, insomma. Poi offre anche contributi alla salute, al benessere, no? La biodiversità è lo strumento per migliorare la salute, in sostanza. Valori di uso, valori di esistenza, e si riconosce, questo è interessantissimo, un valore intrinseco. Un valore intrinseco alla natura, un valore intrinseco significa un valore di per sé stesso, non è un valore strumentale. Guarda caso, l'enciclica Laudato Si ha introdotto molto frequentemente la nozione di valore intrinseco, guarda caso, 5 anni fa. Si stanno scoprendo delle cose, non solo collegate con l'uomo, ma anche collegato con, diciamo, il mondo della creazione. Sostanzialmente la natura ha un valore e si mettono a fuoco, questo valore si mette a fuoco attraverso l'insieme del flusso di servizi naturali ecosistemici. I servizi naturali ecosistemici finalmente sono oggetto di una presa in considerazione seria che serve per valutare questo valore della natura e vedere quali riduzioni di valore un processo produttivo può determinare. Qual è la caratteristica di questa economia della natura? Amici miei, è la generosità. Questo è molto importante, la generosità, perché la logica naturale è quella circolare. La natura è caratterizzata da processi di produzione di elementi, organizzazione di questi elementi, degrado di questi elementi, che sono fonte poi di nuova vita, in una spirale, nella spirale della vita, che continua da miliardi di anni ed è arrivata a definire un metabolismo, io definisco perfetto, altro che economia lineare. È un meccanismo autopoietico che è in grado proprio per questo di essere generoso, cioè di sostenere
altri soggetti che non hanno l'energia e la capacità di autosostenersi. Ecco, questo è fondamentale, l'autopoiesis come capacità generativa. Ecco allora che il secondo diagramma, il secondo grafico, volevo dire, Luigi, se puoi accelerare perché dovremmo concludere. Certo, allora l'economia circolare tempo, magari perfetto, poi nel testo scritto e puoi recuperare. Sì, d'accordo. Allora, l'economia circolare è il modello verso cui, diciamo, ci si sta orientando. Il cuore di questa economia circolare è il nodo energetico. Non c'è economia circolare se non c'è la risoluzione del nodo energetico, che significa energie rinnovabili, quindi significa sistema circolare di energie, che ha anche a che fare con l'idrogeno verde, naturalmente. E quindi, ecco, l'idea di questa economia circolare è un'idea in cui, diciamo, si imitano il più possibile i processi circolari di madre natura. Arriviamo dunque alla che fare, ecco, questa ultima parte, a che fare con... Proprio degli spunti rapidi, il modello, ecco, allora l'immagine, presento solo questa immagine e concludo. Allora guardate, questa immagine che cos'è? L'immagine della nostra città, della città di oggi, no? Questa città consuma la massima quantità possibile immaginabile di energia, rilascia il massimo possibile immaginabile quantità di gas climalteranti e inquinanti, eccetera, eccetera. Cosa contrapporre? L'immagine di una foresta. Che fa la foresta? Usa il sole come fonte energetica, che serve per produrre ossigeno, per produrre tutti i cicli dell'acqua, dell'aria e quant'altro, in maniera autopoietica. Ecco, il futuro delle città, se ci sarà un futuro, è un futuro collegato con l'immagine di città circolare, e la città circolare è quella che imita la foresta. Che significa questo? La città circolare è fatta di 6 forme diverse di simbiosi. Di simbiosi, adesso non le sto enunciando, ma hanno, diciamo, tutte. Qual è la forza di questo modello di economia circolare, città circolare? Dimostra con evidenza empirica, e qui veramente concludo, che cooperare, simbiosi significa cooperazione, non è soltanto una parola bella in termini culturali, etici. Cooperare è conveniente dal punto di vista economico, virgola. Cooperare è conveniente dal punto di vista ecologico, perché non solo consente di fare affari e di avere profitto, ma di rilasciare meno quantità di inquinanti e di gas climalteranti in aria. Cooperare è anche conveniente dal punto di vista sociale, perché produce nuovo lavoro, nuova occupazione. Quella quantità di lavoro, di occupazione di cui parlava Lorenzo Caselli, oggi è assolutamente individuabile in questo modello di economia circolare. E richiamo e concludo con questo, che è una forma di economia che si contrappone alla cultura dell'economicistica dell'indifferenza, per promuovere una cultura della generosità. Grazie. Grazie al professor Luigi Fusco Girardi. Chiedo venia di aver interrotto il suo intervento, ma io devo guardare purtroppo l'orologio. Tra l'altro abbiamo già raggiunto l'ora prevista per la conclusione del nostro convegno. Io poi sono alle prese adesso con un problema tecnico che mi ha costretto a passare dal PC all'iPhone, e spero che comunque si possa sentire quello che vado dicendo. Nel nostro programma avremmo previsto un momento di dibattito prima delle conclusioni del presidente Truffelli. Mi dicono che è possibile proseguire, ecco, non c'è una deadline che ci costringe a chiudere, quindi chiederei agli amici del Consiglio Scientifico che avevano previsto di fare un intervento, se riescono in 2 o 3 minuti a sintetizzare il significato di quello che volevano dire, in modo tale da avere un quarto d'ora dibattito e poi diamo la parola al presidente Truffelli per le conclusioni. Professor Sandro Paino, se mi sente. Bene, diciamo, lasciare più spazio a Truffelli a questo punto, diciamo, perché
Così le diamo un po' spazio per le conclusioni, insomma. Cioè rinunci a... adesso non so, professor Rivaldo, non lo sento, professor Accocella. Non lo sento, professor Nepi. E notar Stefano. Queste erano le persone prenotate, diciamo, per un intervento. Allora, a questo punto io darei, se non ci sono richieste specifiche di altri interventi, darei subito la parola a Matteo Truffelli per tirare le fila del nostro incontro, ringraziandolo molto per la disponibilità anche in questa occasione. Grazie, mi era sembrato di sentire la voce di Marco Ivaldo, che forse aveva qualche problema con il microfono. Non so se io non lo no, infatti io sono Nepi, non so se mi sentite, ma mi associo a quello che ha detto Paino, lascerei ecco la parola. D'accordo. Però questo, diciamo, questi interventi in un secondo momento, raccogliendoli un po' per iscritto. No, va bene, io come dire, ringrazio molto da parte, come dire, a nome degli ascoltatori. Sappiamo che seguire questi collegamenti online è sempre faticoso, quindi in un certo senso ringrazio chi nel Consiglio Scientifico ha scelto di non intervenire. Li ringrazio un po' meno da parte mia, nel senso che mi consegnano una responsabilità maggiore in queste conclusioni, e cercherò comunque di essere in ogni caso breve. E innanzitutto quello che desidero fare è ringraziare i relatori che sono intervenuti, che ci hanno consegnato tanti spunti di riflessione, e ringraziare ovviamente il professor De Martine, con lui tutto il consiglio scientifico, Ilaria Vellani, la direttrice, per aver organizzato questo l'appuntamento di oggi. Questi convegni, lo sappiamo, lo ripetiamo spesso, sono qualcosa di importante per la vita della nostra associazione, e non solo, contribuiscono a nutrire il nostro cammino dentro la Chiesa, dentro il mondo, e sono appuntamenti veramente preziosi. Quindi un grande grazie. Il convegno Bachelet dell'anno scorso è stato uno degli ultimi appuntamenti nazionali dell'associazione prima dell'inizio della pandemia e del lockdown. Questo di quest'anno non sarà invece, possiamo dire, l'ultimo appuntamento fatto in questa forma, perché ancora questa emergenza, siamo ancora pienamente immersi in questa emergenza. Basti pensare, lo dico per chi segue meno assiduamente, diciamo, la vita dell'associazione, che l'Assemblea Nazionale, che abbiamo rimandato di un anno, saremmo comunque quasi sicuramente costretti a viverla anch'essa in questo formato anomalo, diciamo, a distanza. Perché dico questo? Per due ragioni. La prima è perché credo sia importante comunque aver scelto di non solo continuare e non fermarci, ma aver scelto di cercare di valorizzare il più possibile questi strumenti. Oggi c'hanno tante persone, quasi 180 persone collegate sulla piattaforma Zoom, più di 100 persone che seguivano la diretta. È stato bello vedere tanti volti di persone che magari con cui ci incontravamo solo in occasione annuale di questi convegni. È un modo importante per valorizzare, per continuare a fare associazioni, continuare le nostre riflessioni, continuare le nostre attività.
ma ancora più importante è stato aver scelto di affrontare i temi di oggi, l'enciclica di Papa Francesco, le questioni che ogni anno affrontiamo, diciamo così, non a prescindere dal contesto in cui siamo, ma con grande attenzione e ben ancorati al tempo che stiamo attraversando, consapevoli che è nostra responsabilità, appunto, come si è detto anche in più passaggi, dentro questo tempo essere portatori di speranza. Ecco, io appunto vorrei concludere solo con alcune piccole sottolineature che prendo dai vari interventi, dall'enciclica di Papa Francesco, come sappiamo, come è stato anche detto più volte, definisce lui per primo, diciamo, la proposta che fa in questa enciclica come un sogno. D'altra parte, l'espressione del sogno è un'espressione cara, Papa Francesco la utilizza nell'Evangelii Gaudium in riferimento alla Chiesa, lo utilizza nella Christus Vivit in riferimento ai giovani, invitandoli a coltivare il loro sogno. La utilizza in questa enciclica anche in riferimento alla dimensione politica. E da qui, in qualche modo, giustamente Giancarlo De Martin fin dall'inizio richiamava quell'immagine della P maiuscola, no? Che Papa Francesco ha consegnato all'Azione Cattolica ormai quasi 4 anni fa in piazza Pietro. No? Un'idea alta, bella, grande di politica, che però in Francesco, e credo che questa sia una grande lezione per noi e che anche il convegno di oggi ci ha aiutato a tenere presente, ecco, in Francesco questa idea alta di politica, questa P maiuscola, potremmo dire, si collega sempre immediatamente a tante P, potremmo dire, a una politica molto concreta, reale, fatta di questioni puntuali, citate e elencate anche negli interventi di oggi, ne sono state ricordate tante. Ecco, credo che qui già dall'enciclica e dagli interventi di oggi possiamo ricavare questa prima grande sottolineatura, l'importanza di non sottovalutare mai, non svalutare mai il significato di un impegno politico concreto, faticoso, parziale, che sa la difficoltà di tenere insieme le tante questioni, che sa la difficoltà di tenere insieme lo sguardo sull'oggi, sulla necessità di costruire consenso, con lo sguardo sul domani. Credo che questo sia una componente molto importante. Anche nella chat qualcuno richiamava le esperienze territoriali che ci sono, che esistono, le tante iniziative che si fanno lì, dove poi la politica si traduce anche in scelte molto concrete, molto molto vicine all'esistenza immediata delle persone. Ecco, da questo punto di vista credo che anche oggi, anche da questa enciclica, ricaviamo un invito forte a continuare a coltivare e a rilanciare la nostra attenzione a quel livello dell'impegno politico che si svolge direttamente dentro al territorio quotidianamente, quindi tutta quell'attenzione che abbiamo messo in questi anni, che occorrerà rilanciare sempre più anche a quelle persone che svolgono questo impegno. Padre Francesco ci ricordava all'inizio che fa parte della nostra identità, della nostra storia, questa attenzione, questo impegno, questa capacità di offrire tante persone all'impegno politico. Sicuramente questa è una dimensione importante che vogliamo tenere viva. E da questo realismo, diciamo così, di Papa Francesco, questo stare nelle cose, questo chiamarle per nome, questo non accontentarsi di enunciare principi, ma dare
immediatamente una traduzione concreta, esemplare, nel senso pieno del termine, cioè che anche attraverso gli esempi traduce quello che vuole dire. Ecco, credo che ci inviti anche a un'altra attenzione importante, che anche questa è emersa, mi sembra, dagli interventi di oggi. Uno sguardo realistico alla realtà, c'è un passaggio bello della Fratelli Tutti in cui Papa Francesco dice questo è un sogno, ma non è un miraggio. Il miraggio sono quei fenomeni che ci fanno vedere quello che non c'è, quello che vorremmo che ci fosse. Ecco. Penso che partire da una lettura anche severa, come d'altra parte l'intero primo capitolo della Fratelli Tutti fa, no? È molto quasi sorprendente nella durezza di alcuni passaggi dell'enciclica. Partire da una lettura molto reale, molto concreta della realtà è un altro esercizio, come dire, che per una realtà come siamo noi, come dire, dobbiamo sempre rieducarci in qualche modo, no? Non lasciarci prendere dai miraggi, ma stare e partire dalla lettura della realtà. Senza però, e anche qui è interessante, credo, un'altra sottolineatura che c'è nella Fratelli Tutti e che è emersa più volte oggi, senza però abbandonare mai la consapevolezza che il nostro compito peculiare è quello di essere costruttori della speranza dentro questo contesto. La critica più severa, mi pare, che Papa Francesco fa alla politica del nostro tempo è esattamente quella di concorrere a seminare la mancanza di speranza e suscitare la sfiducia costante. E questo lo attribuisce a tutti i poteri. C'è un altro passaggio molto bello al 201 in cui chiama in causa tutti i poteri, non solo quello politico, non solo quello economico, ma quello mediatico e quello religioso. Tutti potremmo dire a volte correi nella responsabilità di far diminuire la speranza, di sdrucire la speranza. E questo è altra cosa interessante, e anche questo che è emerso oggi, è qualche cosa che ha immediatamente a che fare con il contrapporre, con il dividere, con l'esacerbare, dice Papa Francesco sempre nello stesso passaggio al numero 15, nell'esasperare, esacerbare e polarizzare, nel ridicolizzare, nel insinuare sospetti, che è l'inverso di quello che ci diceva prima all'inizio Padre Francesco, la capacità di connettere, di mettere insieme, di creare alleanze. Ecco, credo che qua allora emerga un'altra responsabilità molto forte di una realtà come l'Azione Cattolica, nata mettendo insieme le generazioni, uomini e donne, preti e laici, nord e sud, questa grande responsabilità di non concorrere ad allargare le fratture che sono presenti nella nostra società, nel nostro tempo, nel nostro mondo, ma cercare di ricomporle quelle fratture. I passaggi di Padre Rocchetta sulla riconciliazione, sul mettere insieme, credo che ci consegnino, non dico un compito, ma ci consegnino la consapevolezza, direi così, dell'importanza di ciò su cui in questi anni abbiamo puntato con grande decisione come associazione. Il creare alleanze, il metterci insieme. Penso a tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni con alcune realtà ecclesiali, ma non solo, cito quelle con cui abbiamo un rapporto più ormai più stretto, la GESCI, ACLI, i Focolari, Comunione Liberazione,
penso naturalmente alla comunità di connessioni che veniva ricordata prima, penso al Movimento Cattolico Mondiale per il Clima che veniva ricordato. Ecco, penso sia importante ribadirci che tutto questo è fare politica, perché è concorrere a costruire quel tipo di società che, come dire, mette insieme, connette invece che lacerare. Nella Fratelli Tutti, se noi andiamo a cercare una definizione di che cosa intende Papa Francesco per politica, credo che forse la più pregnante è al numero 178, quando il Papa dice che la politica è concorrere a costruire un progetto comune per l'umanità presente e futura. Un progetto, quindi un pensare e costruire il futuro, ma un progetto comune che si costruisce insieme. E poi lì ci sono tutte le parti dedicate da Francesco al dialogo, in cui persino con ironia dice: non c'è bisogno che vi spieghi a cosa serve il dialogo, basta pensare a cosa sarebbe se il dialogo non ci fosse. Ecco, credo che allora questo ci dica un'altra dimensione decisiva del nostro impegno: stare dentro al confronto pubblico, starci con forza, con lucidità, con chiarezza, ma starci come quelli che costruiscono il dialogo, non lo chiudono. Aprono i confronto, non mettono un punto, si arrogano il diritto di mettere dei punti ai discorsi. Questa è un'altra dimensione su cui politica, su cui abbiamo grande responsabilità come associazione di credenti, associazione di credenti laici che vivono dentro il mondo. E questo mi porta a una piccola considerazione, ma sto concludendo, no? Il tema della corresponsabilità, la responsabilità che abbiamo come cittadini e che abbiamo anche nel confronto con le istituzioni. Tante cose che ci consegna questa esperienza della pandemia, credo sia il superamento di una retorica sull'elite, sulla distanza tra elite e popolo, ma al tempo stesso ci consegna anche l'importanza del gesto responsabile di ciascuno. Questa pandemia è qualcosa che si può combattere solo con la mascherina di ciascuno, non semplicemente con... con delle scelte di altri. E al tempo stesso tutto questo si colloca dentro, lo ricordava bene Rosy Bindi, nell'importanza di essere consapevoli del valore del livello istituzionale, delle istituzioni, delle scelte complessive. E allora anche qui c'è una responsabilità nostra nel saper coltivare il senso delle istituzioni, nel non concorrere a sgretolarne il significato, il senso, no? Cioè, Fratelli di Tutti, il Papa dice a un certo punto: persino il buon samaritano ha avuto bisogno di una locanda per fare quello che aveva in mente di fare. Ecco, allora, ci sono tutta una serie di responsabilità che credo vengano consegnate ancora più che nei tempi ordinari all'associazione in un tempo come questo. Concludendo, giusto per provare a dire una parola conclusiva, lo faccio con due righe di un discorso di Papa Francesco fatto a Cesena, in Romagna, quando ha fatto un importante discorso su il senso, il valore dell'impegno dei credenti nella dimensione politica. Allora, in Romagna, lo dico da Emiliano, Papa Francesco partiva riconoscendo la passione politica dei romagnoli e poi gli lasciava una consegna, appunto in quanto romagnoli, diciamo così, ma che noi possiamo sentire
affidata a noi, ce l'ha in qualche modo ricordato padre Occhetta all'inizio, ma ce lo ha ricordato Papa Francesco 4 anni fa, quando appunto ci ha detto mettetevi in politica, ma nella politica con la P maiuscola, in piazza San Pietro. Ecco, in quel discorso di Cesena Papa Francesco chiudeva così: cari fratelli e sorelle, questa città, come tutta la Romagna, è stata tradizionalmente terra di accese passioni politiche. Noi lo possiamo dire per la nostra associazione, è un'associazione che tradizionalmente è terra di grandi passioni politiche. Ecco, allora vorrei dire a voi tutti, diceva Papa Francesco, riscoprite anche per l'oggi il valore di questa dimensione essenziale della convivenza civile e date il vostro contributo pronti a far prevalere il bene del tutto su quello di una parte. Ecco, credo che ce lo possiamo lasciare come consegna di questo convegno di oggi. Grazie. Grazie molte, Matteo. Ovviamente non aggiungo nulla a queste conclusioni così significative del presidente Truffelli. Mi limito a ringraziare, oltre a lui, tutti coloro che hanno dato un contributo concreto a questo 41esimo convegno Bachelet e anche a coloro che hanno rinunciato a portare una parola, ma che ci auguriamo possano mantenere il loro impegno per gli atti scritti. Ringrazio poi in particolare coloro i quali hanno assicurato sul piano tecnico il collegamento che ci ha consentito di stare insieme per un'intera mattinata fino ormai quasi alle 13. Se non avessimo avuto questa opportunità avremmo dovuto rinunciare, quindi loro sono davvero coloro che meritano la nostra gratitudine. Siamo riusciti a stare insieme, sia pure da remoto, abbiamo soltanto dovuto rinviare quest'anno un appuntamento che ormai era un po' tradizionale, abbinato al convegno Bachelet, quello del premio Bachelet per la miglior tesi di laurea, ma ci auguriamo appunto di poterlo riprendere unitamente al 42esimo convegno. Un saluto a tutti. Grato dell'attenzione e della partecipazione.